No, te lo sento questa mattina. Sente bene? Sono stato dei giorni lenti. Lenti? Sono dente, sono stato fatto bene. Ora è passato un po'. In ogni modo, tranquillo, rispondo con calma alle domande, bene? Quando non capisce, chiede perché non capisce, senz'altro. E quando è stanco, come l'altra volta, me lo dice, io sospetto, va bene? Ok? Dai cavallo sulle stomaco. A parte quello che ha detto il Presidente Lotti, volevo avvertirla di una cosa che fino ad ora non è stata mai detta. Lei qui non è un testimone imputato. Come? Lei qui non è un testimone, è un imputato. Va bene. E quindi come tale non solo non ha l'obbligo di dire la verità, ma se per esempio nel corso del mio esame le faccio delle domande, che le suonano male, le mettono a disagio, un imbarazzo, per le quali lei si sente. Se mi dice le parole. No, mi faccia finire, guardi Lotti, se si fa così si va male, perché mi deve far finire, e poi questa non è una domanda che sto facendo, è un avvertimento che credo numeroso debba essere fatto. Dicevo, se lei sente dalla domanda e questa domanda rispondere a questa domanda, potrebbe peggiorare la sua posizione. Lei ha, può anche non rispondere. E nessuno le può fare nulla per questo. Ha capito? Sì. Senta, lei che scuola ha fatto, Lotti? La quarta elementare. Quindi non ha preso la licenza? No, lo ripeto quasi tutte le classi, sicché non è che... Ho capito. So scrivere il mio nome e basta. Scrivere lettere o non so scrivere. Va bene. Il mio nome so scrivere. Va bene. E lei, se per quello che riguarda il suo lavoro, se non ho capito male, l'unico lavoro stabile che lei ha svolto è stato quello alla Draga, così? Ma i lavori sono fatti diversi perché... E non c'era lavoro, sicché ho fatto un lavoro, poi un altro, e via, sicché uno non ho parato un mestiere. Perfetto. Però alla Draga c'è rimasto per un po' di tempo, diversi anni. Però oggi è stato quello che mi ha fatto la cosa alla spina, l'umidità, quella cosa è là, e allora ho risentito. Ci racconti che consisteva questo lavoro? Perché insomma lei lo doveva far scavare, no? Non ho capito. No, io non ne scavavo niente. Ecco. Io stavo a un punto, mi sono qui a sedere. Sì. C'era un compressore che schiacciava sassi, anche grossi così. Ah. E le mani. Sicché mi toccava sta fermo anche d'inverno così, come la terapia così. Sicché arrivava la sera che come. Poi di orecchio non sentivo più nulla. Ecco. Perché quel rumore era vicino lì. No, quindi lei manovrava. Sentire sento bene, sentivo bene, però arrivava la sera. Pare essere stordito, no? Stordito. Questo compressore manovrava lei? No, era quante dire lì, sicché lo sentivo. Ero proprio vicino lì, sicché... Senta, lei poi ha detto che la sua mamma era ammalata di nervi. Sì, perché non è stata portata via al momento giusto, allora i nervi cominciano a prendere cose, sicché... Se uno la porta in tempo, uno malata i nervi, e quella riprende il coso, allora è... Che specie di malattia di nervi aveva? Ma c'è tante male i nervi. Insomma, comunque lei se lo ricorda? Oppure non è in grado? Lei non è un dottore, sono d'accordo, so, ma insomma, ma cos'è? Faceva... Si sentiva male, aveva dei dolori? No, ma poi alla luce, lei la notte veniva il giorno, io... Scambiava la notte o i giorni? Io sono con lei, avevo sempre la rialza all'etica con le gente di vicino. Ah, ho capito. E andavo a lavorare, io bisogna andare a lavorare, sennò come faceva a campare lei a me. E lei l'ha fatta ricoverare in ospedale? Io sono stato 11 anni insieme a lei, dopo morire mio babbo, sicché... E poi l'ha fatta ricoverare in ospedale? E per forza, come faceva? Cioè, andavo via e avevo... No, paura. Ma per carità... No, avevo paura sempre che succedesse qualcosa, perché sai, le gente sono già mia. Senta, l'ospedale è un ospedale psichiatrico? Ma, per 3 anni l'ho portata, ora il preciso l'anno mi ricordo, 3 anni a Volterra. A Volterra, ho capito. E
Poi, poi l'ultima volta era portato qui a Firenze. A San Salvi? No, non era proprio, malato, però mi ricordo preciso di chi è. Ok. E morì lì all'ospedale. L'altra volta lei, alla scorsa udienza, ha detto che lei per la sua sorella è come morto. Io ora vi volevo chiedere questo, prima di tutto. Questo atteggiamento che ha la sua sorella verso di lei è un atteggiamento che riguarda a dopo che lei è stato implicato in questo caso? Devo precisare preciso le cose come sono. Se vuole, guardi, questa è una domanda, io le faccio, se poi lei... No, a me mi va per precisare le cose precise. Io ero giovane, avevo sempre il babbo vivo, questo è nel 55-56. E un giorno venne il marito della sorella, mia sorella. Sì. Quando si tornò a casa, dopo non so se fu la sera, insomma, si trovò tutta di livide addosso. Il marito? No, la mia mamma. Ah, la sua mamma. Io rimasi mai, allora ero giovane, non risultavo per bene il che ora lì. Io da quel giorno non ci ho potuto più vedere. Ho capito, vabbè, ho capito. Io vi ho spiegato il meglio possibile. Chiarissimo. E ho passato la vita non tanto bella da quel momento che vuoi fare. Mai me lo immagino. Senta, lei ha abitato a casa di un certo Schema, alla Draga. Era una casa, a dire la verità, che era meglio non ci tornare, perché in borgo io essere di posto, ma non posso dare nemmeno stanze. A meno di stanze, uno con me, nulla. Io non so perché. Gente di fuori, venga di fuori, a Banese ti danno la casa, a me no, perché sono di posto. Capito. Questa è la cosa, a me non mi va giù. Ci credo. Non mandava giù questa cosa. Dice, ma è un cercato, bisogna guardare, passa il tempo, passa anni, anni. E poi mi sono andato da Fabrizio, a quel punto lì, dove andavo? Questa casa alla Draga, ma che è una casa, insomma, questa è una baracca. A dire la verità, casa proprio bella non era. Dopo è andato via lei, ci ha abitato qualcuno? Un giorno ero in cucina a mangiare, allora, senti una porta e che c'è? No, avesse giù mezzo parco, vai, disse, glielo andare via perché qui c'è, sennò ci rimango schiacciato. E che vuoi fare? E non posso dare una casa, e che posso fare? E poi di lì, andati circa un anno, andati riceve la distilleria in Toriosa, non so della stanza, no? Non so che ci fanno. Stato un anno lì, poi il proprietario mi disse, mi diceva, quelle due stanze, e allora mi tocca andare via lì. Poi, e quindi può andare a abitare nella casa famiglia? No, ma è tramite il comune l'hanno fatto, io non ci volevo nemmeno andare perché lì ci veniva gente sempre di fuori, o romani o soldati, sicché non ci si intendeva nemmeno, e qualche volta avete altro, io non ci arrivo con quella gente lì. Ma lei la dormiva in camera con un certo Fabrizio? Fabrizio, aspetta, come si chiama il nome? Cerchi di ricordarlo, che è importante. Bertini. Bertini, Fabrizio Bertini. È il suo compagno di stanza. E tu vedrai, il suo cadre della stanza. Per quanto tempo lei ha dormito insieme a Fabrizio Bertini? Ma però la prima volta è andato via, non so quanto è stato via. Poi gli ultimi anni stavo stando insieme un paio d'anni. Grazie. Le fanno un paio d'anni, è preciso. Ora senta, ora mi dica della sua frequentazione di Vanni. Lei da quanto tempo lo conosce? Ma è di 80 anni, preciso non me lo ricordo, perché è 20 anni anche più, forse anche più. Più di 20 anni. E vi vedevate sempre a San Casciano con Vanni oppure anche in altri posti? Ma io sempre non ci andavo a San Casciano, se andavo qualche volta a fare la spesa, sennò... No, ma dico la sera, verso il fine settimana. Ma io la sera sortivo. Però la sera non è che ci si vedesse spesso la sera. Ecco, quante volte la settimana vi vedevate con Vanni? In questi 25 anni, insomma. Ma se andavo qualcosa meno, vero? Sì, vabbè, meno di 20 anni, meno di 25 anni, insomma, a quante volte vi vedevate? Di giorno ci si vedeva. Una settimana, di giorno vi vedevate, poi la sera vi vedevate, quante volte la sera? La sera, poi la sera non credo tante volte la sera. Cioè, una volta alla settimana? Ma la sera di notte ci si vedeva meno spesso, di giorno sì, nel bar ci si vedeva, basta.
Senta, ma la sera non vi vedevate perché lei sa se Vanni per caso aveva qualche problema a casa, c'era la moglie malata, doveva stare a casa. Questo lo so che c'aveva la moglie così malata, non so che male l'aveva, ecco. Male di nervi, insomma. Di nervi, ma... Deve avere che nervi, non so, io me ne intendo. Lei sa che era ammalata la moglie e sa che per il fatto che era ammalata Vanni doveva stare a casa la sera, questo lo sa. Ma questo non lo so, non posso dire. So per sicuro. Insomma, comunque quando vi vedevate dove? Alla cantinetta? Sempre non ci andavo io. O verso il bar o verso la piazza qualche volta. O il bar in piazza o alla cantinetta? Sì, altre volte che avevo da fare non c'ero spesso a San Casciano, perché non è che ci vedessi spesso durante la settimana. Senta, ma a parte lo spesso qualche volta vi vedevate. Ora io le chiedo questo, quando vi vedevate alla cantinetta o al bar della piazza di San Casciano, voi vi incontravate, vedevate? Bevevate? La cantinetta, ho bevuto, devo avere. No, ma io non arrivare. Guardare il toccolato di Vanni, per esempio. Beveva lui. Ma devi avere più di me, di certo. Più di lei. Io mi limitavo di bere il giusto, però io bevevo, ma mangiavo qualcosa, se no stavo male poi. Sai, se uno comincia a bere senza mai mettere niente nello stomaco. E certo. Senta, e da un certo momento in poi lei conosce anche Facciani, quando l'ha conosciuto? Ma, per me me l'ha fatto conoscere Vanni, però io non conoscevo mia proprio di tutto questa persona. Vabbè. Certo, ma quando l'ha conosciuto se lo ricorda? In che anno? Ma è preciso... Ho detto una mercata, o meglio del preciso ha detto una mercata, non so. Saltavo 78, ora è preciso, esatto. non posso ricordarmi il perché. O 77, non so. A verbale del 19 luglio del 90 ha detto nel 78. Ma io l'ho conosciuto quando avevo la macchina, ecco. Quando ho preso la patente nel 78. Va bene. Senta. Lei poi una volta è stata a casa di Facciani? Sono stato diverse volte. Diverse volte. Alla casa dove stava Mercalà. Sì. C'è una piazzetta e... Sì. Come una specie d'aiola dentro. E si gira lì, c'è le macchine. E lei è stata a Facciani? No, lì gli era a rimettere la casa per conto suo. Insomma, gli era a fare ossi. Lei ha accompagnato qualche volta Vanni a prendere la roba da mangiare dai contadini? Sì. Con la madre? Le alle cotte. Ma senta, durante questi viaggi che facevate insieme a Vanni, vi siete fermati per la strada? O andavate diritto a pigliare la roba da contadini e tornavate a casa? No, io quando ero accompagnato e siamo ritornati sono andato a casa. Non è che vi sei fermati per caso a guardare macchine? No. Io andavo lì, accompagnavo e poi si tornava a San Casciano. Vabbè. Senta, ora però io mi riferivo a una visita che lei fece a Pacciani, durante la quale, non so se Pacciani o Vanni, gli fece vedere questa scatola dove dentro ci sarebbe stata una pistola. Non mi riferivo a... Lui mi ha detto, Piero c'aveva questa scatola. Ma gli disse c'aveva la pistola dentro la scatola? Ma dicevo sì, poi avrei detto... Io non ho visto per bene se c'era. Detto, però la scatola l'ha vista. Ho visto la scatola, non vuoi mai vedere chi c'era dentro, io... Sono a casa sua, posso fare le cose. Certo. Ma io voglio sapere una cosa, prima di essere lì a casa di Pacciani, il Pacciani o il Vanni, gli aveva mai parlato di questa pistola? Ma lui mi ha detto lui che aveva una pistola a casa. Sì, ma in quel giorno lì che lei lo andò a trovare o gliel'aveva detto prima? Come, quando è andato a trovarlo? Sì. No, io voglio sapere.
se di questa pistola il Pacciani o il Vanni o tutte e due gli parlarono prima che lei andasse a trovarla a casa in un altro periodo? No, allora no. No, prima no. È sicuro? Io ci andavo a Mercatale, andavo a trovarlo sì, come amico. E questo caso diceva la dice la pistola, disse lui. Sì? No, non quella volta. No, allora... Un'altra volta. Quei giorni lì no. Comunque una volta sola gliel'ha detto, o più volte. No, no, una volta sola. Una volta sola. Però io non ho visto proprio la cosa per te. Lei ha visto questa cassetta nel garage. Ora questa cassetta era una di quelle che ci si mette dentro le pistole, o una cassetta qualsiasi. Ma se l'ha fatta anche la mela? No, se l'ha fatta, siccome ha vista lei mi dica se l'ha fatta, mi dica come l'era fatta. Ma è un milione preciso come l'era. Lei l'ha mai vista le cassette dentro le quali si mette le pistole, con le quali gli armaioli vendono le pistole, l'ha mai vista? Sì, ma chiedo come le fa, come le di fattezza di Osmo, non so, saprei. Non saprei. Però le l'ha detto. Se le di legno di Osmo, non so come le fatta. Comunque, lei l'ha detto. L'ho vista, risvista, no. Sì, mi sono mai messa a guardare, no? E poi dice che va a guardare. Certamente, è giusto. Però volevo dire questo, lei al verbale del 27 novembre, altro giorno, ha detto che quella era una scatola apposta per tenere le pistole. Lei ha riferito lui. Però lei è un video che si deve una scatola apposta. Ma se non mi odiamo mi fa saperlo. Però io non voglio guardare io se nelle lasse non mi è. Però questa cassetta dove stava? Giù nel garage. Ma nel garage, nel garage ho capito. Ma nel garage dove? E dove c'è più sì, apposta che fanno. Come siamo? Io si è fatta a palchetti, a scaffalatura. Sì, la scaffalatura. Entrando nel garage si vedeva sta cassetta nella scaffalatura. Io ho visto così, questa cassettina, appena c'entra una pistola. Sulla scaffalatura. Poi su me andava a vedere, capito, no, dice, ma questo è che... Me l'ho detto un sacco di volte. Sì, lo so. Un lato della scatola, però la scatola l'ha vista, l'ha vista. L'ho vista, ho visto una scatola, poi non so se... In vista, insomma, si vedeva. In vista, sì. Poi c'è altre cose che ci aveva messo lì. Altre cose, ma c'è altre cose, capito? Quando vi incontravate lì alla cantinetta o al bar della piazza, eravate voi soli o c'erano anche altre persone? Con Pietro? Sì, con Pietro e con Vanni. Diverse volte si veniva a giocare lì alla cantinetta. Ha giocato anche a carte? Io ci ho giocato un paio di volte, poi non ci potevo giocare più. Perché lei era un tipo? Perché era un tipo voleva ragione e non perde mai. E non voleva cosa consacrare. Allora questo a questo punto gli disse, sì, sì. Ma c'è, non Vanni. Sì, lei ha giocato anche in Vanni insieme. Sì, ma Vanni però qualche volta ho giocato insieme non si andava d'accordo, eh. Okay. Ma allora, Vanni di carattere era così anche lui, voleva vincere sempre? No, che ce ne sarò, mi ha detto, quando giocavo a carte, non mi ha detto, io dicevo, io se si perde si vince, non mi ha detto che deve vincere sempre. Se sapesse Vanni era, come dire, nervoso come Pacciani oppure no? Sai, uno deve cominciare a bere qualche cosa in più, può darsi venga un po' nervoso, allora po può darsi di qualcosa in più, Senta, ora lei ha parlato spesso nei suoi interrogatori di certi discorsi che avete fatto sugli omicidi. Sì. Tipo l'omicidio di Calenzano. Cioè. Ecco, volevo sapere dove li face questi discorsi, lei l'avrebbe fatto insieme a Vanni, insieme a Pacciani. Ma questo me l'hanno parlato loro, io non sapevo. Me l'hanno parlato loro, certo. Sì, sono perfettamente d'accordo. Che lei non ne sapeva niente, ma io volevo sapere dove li facevate questi discorsi. O se si incontrava verso prima della piazza, così un giorno io fermo, dove andare così e così in questo posto. Vabbè, ma alla cantinetta? No,
Teatro non si può fare nella piazza, discorsi così fuori, perché non c'è poi gente. Strada. La teatro tu puoi mirare queste cose, se le gente si sentono poi. No, ma poi è un coso così, che è un braccio, e lo sanno tutti, lo stanno cacciando, parlano troppo. Senta, a lei gli hanno parlato dell'omicidio di Calenziano, vero? Ma dell'omicidio di Scandicci non diranno a parlare? No. Ma lei glielo chiese? Io non mi ha chiesto, io niente, io. Io questo, io non so niente. Quello di Scandicci era successo 4 mesi prima rispetto a Calenziano. Ma io questo non lo so niente. Ma voglio dire, lei lo sapeva, l'aveva letto sui giornali, e quello di Scandicci probabilmente l'aveva fatto la stessa persona o le stesse persone che avevano fatto quello di Calenziano. Non so niente, devo spiegare. No, guardi, lei non sa per niente, l'abbiamo capito. Lo sapesse lei, l'aveva letto sui giornali sto fatto. No. Nemmeno visto in televisione, sentito in televisione. No. Dica di no, perché se fa così con la testa si vede, ma non si sente, capito? No? Lo so, detto un'altra volta al presidente. Ma se ti dico una cosa, che Dio di no, di no. Volevo dirle a tutti, che quando io sono calmo, sono calmo. No, io. Però voglio dire il crotto, da pazienza. Voglio dire che quando lei deve dire di no, già dica di no con la bocca. No, ma se ho detto di no, se ho detto no. Capito? Voglio dire, lei deve dire, ma se fa così con la testa, un resta verbale, e questo è quello che no, non fa così perché ho avuto dei problemi di questi 3 giorni differenti. Sicché non è che tutto quello che dice lei, sì, lo so. Lei dice l'avvocato, viene registrato e poi viene tradotto in scrittura normale, capito? Se lei fa un segno sì, così. No, sarà no, perché con la testa. Non viene, non no, viene. No, il movimento della testa. L'ho detto anche io l'altra volta. No. Bene. Ok. Senta, il Pacciano e Vanni erano molto amici tra di loro. Come questo è lì così, perché li andavano spesso insieme. Lei fra i frequentatori della cantinetta, fra questi amici con cui giocava a carte, eccetera, lei è Lotti. Chi era la persona che frequentava di più? Io? Sì, quello con cui era più amico. Un altro amico? No. Io voglio sapere, lei ha detto che vedevate alla cantinetta e giocare a carte, eccetera, con varie persone, non solamente un Pacciano. C'era tante, e tutti i nomi mi ricordo. Tutti i nomi si ricordano, ma io volevo sapere fra queste persone, quella che lei frequentava di più, con cui aveva più rapporti, più frequenti era. Quando si andava insieme con Mario. Mario. Poi non è che... Era Mario. Lì si andava spesso, davanti e dentro, poi sempre non c'ero mia, sempre io. Pucci però ci veniva di rado alla cantinetta a vedere. Chi? Pucci, Fernando. Ma il Pucci ce l'ho visto poche volte. Poi uno non beveva. Ora, siccome lei si presentava spesso con Vanni, io le chiedo, se lo sa, se poi non lo sa, mi risponde, io non lo so, questa cosa se ne è mai parlato. Le ha mai detto Vanni che un po' di non potesse offrire le donne, di odiare le donne, di avere dei problemi con le donne? Dei problemi ce l'aveva, come diceva lui, poi io non ero mia lì. Problemi nel senso avere delle difficoltà per il rapporto? Come diceva lui, difficoltà con le donne, sicché... Ma che non le poteva vedere? Proprio vedere non credo sia proprio la cosa giusta, preciso per bene. Dicevo, Pucci lei lo vedeva ogni tanto. Ai Pucci il massimo è sabato e la domenica. Perché lui aveva una fina delle piccole, quelle normali, quelle senza targa. Sì. E si crede molte volte andava e veniva a me. E facevo le spese tutte io, quello non lo sa. Qualche volta con Pucci lei è andato al cinema Arlecchino a vedere dei film, diciamo, a luci rosse? Ci è andato una volta, più volte. Più volte. Insieme a Pucci o da solo? Sì, no, è Pucci, Pucci. E col Vanni ci è andato al cinema Arlecchino? No.
Questi film che lei andava a vedere al cinema di Becchino, a Luci Rosse, erano di sesso, questo mi fa dipendere. Come facevano a vedere lì? Poi c'era un giro lì dentro che a me non mi calbava. Quindi, insomma, a mezzi finotti sta a fare così e così. Comunque era un film di sesso. Ora io le chiedevo, a lei era un film di sesso ma con violenza, un scene di violenza, donne... Sulla follia si vede così che fanno l'amore, poi... Ma... Normale che era, normale. Vederlo così, poi... Capito. No, vederlo... No, allora gli faccio una domanda più precisa. Lei e Pucci, cercavate, vi piaceva particolarmente vedere film? Ci si andava, ma non spesso. No, faccia come? Finita la domanda, non abbia furia, perché tanto no, quando io... finisce la domanda lei capisce che voglio dire, sì, e mi risponde, o se vuole mi dice un po' che risponde. Volevo sapere se quando andavate a vedere questi film, vi piaceva particolarmente film in cui c'era la violenza, vale a dire la donna, non viva. Io non credo sia violento quel fatto lì, l'amore non credo. Sì, no, guardi, c'è due film invece. Violente? Porca miseria. Da me pareva una cosa normale. Sai, uno di lì s'acida, mi ha detto... Sì, no, ma invece c'è dei film. No, ma ci sono dei film invece in cui la donna viene sbattuta in terra, picchiata tante volte, minacciata col teddio. E c'è gente che gli piace vedere questi film. Ma io ho visto film così normali, come tutti. Lei comprava delle riviste pornografiche? No. Mai avuto anche lì dove stavo, a uno li hanno trovati, poi non so. Una volta o diverse volte, Pacciani, ha dichiarato lei questo, ha cercato di convincerlo ad andare con lui a Firenze per incontrare prostitute. È vero questo? Sì, me l'aveva detto, però io non ci sono andato. Lei non c'è andato. Poi gli era una persona... Non mi stava bene, a dire la verità. Allora, no, però vorrei capire perché lei ha rifiutato l'invito di Pacciani ad andare a prostitute e poi ha accettato di andare con lui e Vanni a ammazzare della gente. Se mi hanno stretto, vedo che dovevo andare per forza. Se le dico Lotti avventura mercenaria, che vuol dire? Io non so, non mi ha spiegato. Lei... A pagina 1 del verbale 17 settembre 90 dice avventura mercenaria. Ma non saprei che... È sterile, che poi lo so nemmeno io che vuol dire. Ma lo dice a me, io non lo so, no, me ne intendo, non lo so. Non so, scusi, ma io sarei a rispondere a questa cosa. Ha ragione, che abbia pazienza. Dovrebbe fargliela sta domanda. Vabbè. Senta, lei bisognerebbe, se gli è possibile, che spiegasse il motivo per cui lei, Lotti, andava con loro, vale a dire con Vanni e con Pacciani, a fare queste cose, come dice lei, poi queste cose si sa cosa sono su questi omicidi, perché non è chiaro. Ora, allora, guardi. Baccaiano è del giugno dell'82. Questo fatto di Baccaiano, lei ha presente di cosa parlo, vero? Sì, sì. È il primo fatto al quale lei è stato presente? Sì. Sì. Prima di andare a Baccaiano c'era stato un fatto fra lei e Pacciani? No, ma aveva detto i discorsi così che aveva andato a questo posto. No, ma io sto parlando se prima dell'episodio di Baccaiano lei aveva avuto un qualche rapporto con Pacciani. Ma però non è stato definitivo, mi ci aveva a toccare a quel punto lì, io disse che questo è che vuole a me. Ci vede.
L'aveva fatto per via di questo fatto lì, di questo programma su quelle. Sì, okay. Che doveva andare su questo comunque punto. Insieme... a toccare, gli disse, lei gli disse di smettere. A questo punto io, se era solo io e lui, andate via. Insomma, non si arrivò al punto preciso. Questa però... cosa lei ha fatto le dichiarazioni, si capisce anche comprensibilmente, un po' altalenanti, un po' diverse, insomma. Ce lo dite alla fine, insomma, faceste l'amore, per dir così oppure no? No, non arrivò al punto. Ora, prima di andare a Baccaiano, le dissero questi due cosa andavano a fare a Baccaiano? A fare un lavoretto, come dicevano loro, un lavoretto così. Un lavoretto. Io pensavo però bisogna le contesti e le ha detto lei a pagina 31 dell'incidente probatorio. Lei ha detto: tu vieni con noi e io andetti con loro, non potevo nemmeno andare, non sapevo mica niente io. Ma io me lo dissi così, non ci credo mia su questa cosa. Poi aspetta, finisco la contestazione e poi mi dice la sua. A pagina 30, sempre l'incidente probatorio. Lei ha detto, il fatto è l'82, io non sapevo mica nulla se si andava lì, io era la prima volta, come facevo a sapere? Però mi hanno detto quel discorso come l'ho spiegato, poi non sapevo mai, sicuro se si era detto lì. Poi sempre a pagina 30 dice, il procuratore dice, no, a me non mi disse nulla, mi disse si va in un posto, però non mi disse preciso se si andava a fare questo. Questo l'ho spiegato, mi hanno detto di andare in quel posto, insieme a loro. E quindi gli disse che andavano in un posto? L'hanno riferito il giorno innanzi, però io non credevo a questo punto di arrivare e facessi queste cose. Ma quando arrivaste lì sul posto a Baccaiano, glielo dissero, vi metteste d'accordo su qualche cosa? Se mi aveva detto un attimo, io sapevo mia chi era detto fatto qui. Voglio dire questo, un posto, lavoretto, ma insomma, quando arrivaste lì sul posto, ti metteste d'accordo per fare quello che dovevano fare loro? Però sì, Nazi no? Disse un discorso di andavano a un posto, a una festa così, come mi dissero. E poi invece la festa era un'altra cosa. Sì, ma questo ho capito, questo prima. Ma quando poi arrivaste lì sul posto? A me non mi disse a me nulla lì. Non mi disse nulla nemmeno. No, lì arrivano, scesero e poi... Sì, fece chiedere anche, capito? Quindi Vanni non gli parlò giorni prima dell'intenzione di uccidere i due di Baccaiano? Gli ho spiegato un nasi, se no non so. Vabbè, non so perché glielo chiedo, perché? Se no dico più nulla. Ma... No, più nulla no. Non lo può dire lei. L'assiste su una cosa e poi deve averle spiegato, non capisco io. Vabbè. Invece il 16 aprile del 94, non so, come il 94? Come il solito, no, 96, sì. Lei disse che scusi perché Vanni gli aveva detto andare a ammazzare della gente. Vede, l'ha detto, no, il 26 aprile 96, a pagina 6 e 7. Le ha detto, Pacciani e Vanni avevano accennato prima che li volevano ammazzare. E segno che sapevano che quel giorno c'era quella macchina. Ci saranno stati... No, l'ha detto ci saranno lei. Stati loro, prima. Sì, lo so, ma lei ha detto che l'avevano detto. Che li andavano lì? No. Che andava lì a ammazzare, capito? L'altra volta. Allora loro mi hanno detto. No, mi hanno detto un discorso diverso a quello. Appunto, come le hanno detto? Andava a questo posto e fa un lavoretto, ma l'ho detto preciso.
ammazzare proprio. Io spiego così la cosa. Insomma, però non si può sapere qual è la verità. Perché, voglio dire, o gliel'hanno detto o gliel'hanno detto prima. Sì, o non ho detto Nasi, ma l'hanno detto Nasi prima. Gli hanno detto prima? Prima di qualche giorno. Qualche giorno. Che andavamo a fare un lavoretto. Però io, a quel punto lì, ma non che non ci credevo su quel punto lì. Ma non che andavano a ammazzare qualcuno. Mi hanno detto il lavoretto, non è che mi hanno detto preciso se ne andavano a ammazzare questa oppia. Ma gli dissero che andavano a vedere una coppia. Io devo spiegare a Nasi, se no non ci sei. No, io sto cercando di capire se prima gli avevano detto che cosa consisteva questo lavoretto e se per caso gli avevano detto se mi dia attenzione, se mi dia questo discorso, questo lavoretto. Faccia finire la domanda. E se per caso gli avevano detto che questo lavoretto consisteva nel vedere una coppia. Ma quel giorno non è andata a vedere la coppia, è andata proprio a ammazzare. No, no, io no. Non sto parlando di quello che fecero il giorno, sto parlando di quello che gli dissero prima, Lotti. Ho già spiegato, non capisco, non lo so. Allora non gli dissero che andavano a vedere una coppia. Io ho detto che andavano a fare un lavoretto, non mi disse a preciso se facevano questa cosa a ammazzare. Allora guardi, lei il 12 giugno 96 ha detto, mi dissero che si sarebbe andati a vedere una coppia. E poi dopo gli è stato chiesto, gli dissero, era la loro intenzione di uccidere, e ha detto no. Insomma, gli dissero solo il lavoretto. Ma se si trattava di fare un lavoretto, lei cosa doveva fare? Io dovevo stare lì, basta. Però insomma, comunque, lasciamo perdere cosa gli dissero. Fatto sta che a un certo punto, la sera di Baccaiano del giugno dell'82, siamo a San Casciano. Su questo non ci fermiamo. Prima di partire, siete a San Casciano. Sì. Va bene? Dove esattamente? Al bar del Piazzo, all'Antinetta. È da questa Antinetta, nella piazza. Che cantina? Nella sera. Sì, quella sera, sì. Ah, si era già messo lo spolverino. Ma è la prima volta che lo dice, sai. Io ho detto solamente una volta che non aveva. Lasciamo aperto, via. Quale sarebbe stavolta che non l'aveva lo spolverino? L'85. Nell'85. Lei scende, ce l'ha detto, ma si allontana dalla sua macchina o resta vicino alla sua macchina? Resta vicino alla macchina. Resta vicino alla macchina. Che lei ha detto era una distanza di 7, 8, 10 metri da quella del su quella distanza lì. Il Pacciani, la sua macchina, la mette nello spiazzo dove era prima la macchina dei ragazzi oppure la lascia dalla parte opposta della strada? No, c'è il posto se la mette per una macchina sola. La mette un po' in rasente, ma un po' dentro la strada c'è la ciclina. Quindi il Pacciani mette la macchina in uno spiazzetto diverso da quello dove stavano i ragazzi. Lì c'è un po' di piazza appena per una macchina, nella piazza di Italia, c'è quelle piante lì. Cioè dove c'è dei ragazzi c'è per lo spazio della macchina. Una pianta o, questo vuol dire lei. O dei cespugli così. No, ma guardi, senta, io voglio capire questo. A un certo punto lei poi ha visto sta macchina sbucare, no? E quindi lì c'è la macchina dei ragazzi ed è uno spiazzo. Questo è abbastanza grande, glielo dico io, che ci sono stato, è piuttosto grandettino, insomma, non è proprio... Ma loro non si hanno fermati proprio vicino alla macchina, sono andati proprio avanti? Pacciani.
più avanti. Non è che l'abbia lasciata proprio. Va bene, ma e quindi non la misero nello spiazzo dove erano ragazzi. No. No. E lo spiazzo dove la misero Pacciano e Vanni era dalla parte opposta della strada o dalla stessa parte? Dalla parte della macchina ferma. Dalla stessa parte. Ora io le chiedo una cosa. La macchina dei ragazzi si sposta prima o dopo gli spari? Dopo. E come si sposta? A marcia avanti o a marcia? Marcia indietro dalla parte opposta lì, andando giù. Andando giù verso la terra per il Pacaia. Però lì sono andato un po' giù al fossetto e allora sono rimasti bloccati lì. E lei dice, lei ha detto, incidente probatorio, contestazione. La macchina si spostò e venne verso la parte opposta di qua. La parte opposta dove c'erano loro fermi. Dalla parte di là? Sì, no, no, ma io le chiedo questo. Lei ha detto dove c'erano loro fermi. E io gli domando, loro chi? Pacciano e Vanni? Sì. Ah. Allora la macchina si spostò e andò dove c'erano questi due. Se la macchina... No, se... Aspetta. No, se... Io le chiedo, la macchina si sposta e va dove ci sono questi due, Pacciani e Vanni, fermi. Sì, sì. Ma dopo si ferma, quando ti ferma la macchina di là. Sì. Che rimane bloccata in questo fossetto. E poi lei sente a pagina 34 l'incidente probatorio, dice, e poi credevano e non avesse sparato e poi si spostò alla macchina e li ripresero bene. Ma io questo non ho proprio capito che vuol dire. Ora cerchiamo se di... Se si sposta la macchina è un... No, se guardi, lei la risponde sempre con questi se, abbia pazienza, perché non fa una bella impressione, notti bisogna glielo dire, Perché la gente quando risponde col seguo di che tante le cose giuste non le dice, ma insomma, per esperienza mia, sono 35 anni di questo lavoro. Quindi lasci stare, sì. Io le chiedo, credevano che non avesse sparato? Chi credevano? Come credeva? Ha detto lei. Ha detto, e poi credevano che non avesse sparato. Credevano chi? La prima volta gli hanno sparato. Sempre dalla parte dentro di la ferma la macchina. Ma allora però perché credevano non avesse sparato? Chi è che credeva che non avesse sparato? Io ho detto gli hanno sparato la prima volta dalla parte della ferma la macchina. Lo dicevo questa cosa. Lei dice credevano e non avesse sparato. E se non me l'ho spiegato il giorno per non bene. Se l'ha spiegato, ho capito. E poi si spostò alla macchina e li ripresero bene. E questo dalla parte opposta di là. Vuol dire che spararono ancora? Sì. Lei ha detto, guardi, è così, sempre a pagina 34 questo incidente rubatore, aspettavano andar via la macchina, a muoversi la macchina e allora andettero di là e di lì, si fermarono lì, non si mossero più. Quindi loro erano fermi dalla parte opposta della strada ad aspettare che si muovesse la macchina? No, ma la macchina si cominciava a spostarsi, però e loro erano di fronte perché poteva andare via di più, riuscivano a sparare. Quindi loro erano dalla parte opposta della strada e quando la macchina gli andò di fronte a loro, loro spararono. Sono andati troppo giù e forse io non ce la fanno a sortire. Ecco, e loro allora gli hanno ricominciato a sparare. Ma loro erano dalla parte dove c'era il fossetto, erano loro. Sì, e poi si hanno spostati, ma piace qualcosa. Ma... Sì. Ho capito. Io credo di essere spiegato bene, insomma. Ma non tanto, insomma. Verso quale parte della macchina furono sparati i colpi di pistola? Io ho visto davanti. Davanti. Ora le chiedo questo. Lei ogni tanto usa questa parola, vetro della macchina. Sì, vero.
lei... Scusa, avvocato, ha detto una parola che si è accavallata col suo discorso. Cosa ha detto prima? Sul davanti e? È davanti, è vero. No, prima ha detto, ha sparato sul davanti e... Ha detto un'altra parola alla domanda del difensore. Sul davanti, è vero. Così ha detto? Sì. Comunque, forse riuscirà a chiarire il problema... affrontando un quesito terminologico con il signor Lotti, c'è il suo linguaggio, insomma, ovviamente. Lei quando parla, quando dice vetro, e non lo dice solamente qui, lo dice anche in un'altra occasione, intende il parabrezza della macchina, quello che c'è davanti al volante, no? Quello che, attraverso il quale il guidatore vede la strada, e quello è il vetro secondo lei. Ma come spiego male io? Dico il vetro, ma il parabrezza davanti, no? No, o mi spiego male io, non so. No, lei ha ragione, perché comunemente quell'ao siamo in vetro. Da sì. Noi in Toscana c'è il vetro, però per essere sicuri, è vero. Parabrezza. E quanti colpi spararà contro il parabrezza? Non so, parecchi, non so è precisamente. Parecchi. Senta, questa macchina aveva fari accesi? A me pare erano spenti. Erano spenti. Sa perché glielo chiedo? Perché è sicuro, su questo non ci piove, che qualcuno ha sparato due colpi contro fari. Contro fari? Opposizione o quell'altro? No, 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 i fari. I fari della macchina? Sì, quella dei ragazzi. Però se uno dia di fronte, no, tu vedi preciso... Io gliel'ho chiesto, lei ha detto che i fari erano spenti, vabbè, si vede, questo ha sparato a fari spenti. Ma io mi ricordo di erano spenti, poi, sai, di tanto tempo. Va bene, va bene, va bene, non ti dire. Spararono o non spararono tutti e due? Chi sparò? No, uno solo. Chi? Piero. E dopo cosa fece? Poi, quando vedi che avevano finito di sparare, io ho preso, andato in macchina e volevo andare via, e mi fermano. E fu il mio Pietro, mi dice, detto non va via. E come può via? E perché? No, infatti. A questo punto, che faceva? No. Infatti l'ha detto così, l'ha detto, no, sai, proprio... È strano però, perché lei ha detto la pagina 35 l'incidente probatorio, poi gli stettero un pochino lì fermi e poi gli hanno detto via. Stettero un pochino lì fermi a fare che? No, io volevo partire, poi vedi, mi chiamò uno, Piero, dice, detto non va via. Tutto va via. A che punto? Allora che facevo? Poi piano piano fece andare via. Ma anche loro rimasero lì un po' fermi, no? Io dopo non lo so perché andate via. No, ma il tempo che dovevo chiamarlo, se tu va via, se volevano andasse via lei, a maggior ragione stavano di loro, no? Eh? Io a quel punto lì poi andate via. Anche se mi fermano, che mi vanno in macchina, io... Senta, il Vanni in tutta questa situazione cosa fece? E dopo io non ho visto. C'era lo spolverino, l'ho capito. Il coltello ce l'aveva. No, io non ho visto. No. Spolverino, ma niente coltello. È così? Sì. Una volta sola non aveva. Vabbè, vabbè. E cosa fece? Io dopo sono ripartito, sono andato via la macchina. No, lei no, lasci perdere, se fece lei, voglio sapere Vanni, lui, dopo Roma qui. E che fece? Io non ho visto più nulla dopo, sono andato via. Ma prima lei se ne andasse via. Era lì fermi, poi... Era lì fermi. Poi ho preso una macchina e mi sono allontanato piano piano. Allora le faccio una domanda precisa, risponde sì o no, e così sarà. Lei vide se uno dei due, o Vanni o Pagiani, prese le chiavi dal quadro di questa macchina, di questi ragazzi, e le butto via? Ma non ho visto io bene. L'ho visto. Non sono sicuro di dire però preciso. Lei prima di andare via, lei va alla fine va via. Vorrei vedere. Li vide risalire in macchina Vanni e Pagiani? No. Se io sono da questa parte con giù, come. No.
posso andare a guardare lo lascio lì, sono a piedi. No, è a piedi, io sono la mia. No, no, non lei, loro. Li lascio a piedi, fuori la macchina. Sì. No. Fuori la macchina della macchina della. No, non è normale, loro spara della gente, la strada è traffico. La macchina finisce una manetta e uno sta lì fermo a aspettare questa cosa. No, no, lasciate, scusi, no, ho detto, ma ti lascio andare un commento. Poi ne parlò con Vanni di questo fatto. No, i giorni indietro no. Non gliel'ha parlato mai? Sì o no? No. Mai? No. Vi contesto quello che lei ha detto a pagina 36, 35, 36 del verbale dell'incidente probatorio. Lei ha detto. E poi di questo fatto ne ha parlato ancora con Vanni. La stessa domanda le ho fatto io ora. E lei ha risposto. No, i primi giorni non ne ho parlato niente io. Poi non è che abbia parlato subito del fatto. E dopo quanto ne ha parlato, gli ha chiesto il pubblico ministero. Lei ha detto, dopo una settimana, qualcosa di più. Quindi dopo una settimana ne ha parlato. Sì. Ah. Allora le chiedo questo. Al momento del fatto, quella sera, lei si rese conto che questi due poveri ragazzi erano stati ammazzati? Questo posso dire, insomma. Sì o no? O si è rese conto oppure no? Non c'è altra strada. Mi ha dato la realtà a pensare. No. No. Non si è rese conto. No, non mi rendo conto di fatto. Non si rese conto che erano state ammazzate. Uno va la prima volta, non è che si... è anche la prima volta. Poi si impaurisce un po', sa più che quello che dice la cosa è l'altra. E quando l'ha saputo? Come quando l'ha saputo? Quando ha saputo che lì a Baccaiaro erano stati ammazzati, erano morti due ragazzi. Antonella Vignorini e Paolo Mainardi. Senti alla televisione o il giornale non è che lo guardi tanto. Perfetto, il giorno dopo o qualche giorno dopo? No, il giorno insomma, qualche giorno, però il giornale non è che lo guardi tanto. Ma comunque la televisione è un po' la guarda. Sì, poi allora, ci può spiegare perché aspettò una settimana a parlarne con Vanni di questo fatto? Più di una settimana, anzi, a sentire il incidente probatorio mai. Per quello che ci ha detto ora, comunque, ormai, mettiamola che se ne ricordasse stamani, che gli abbia parlato a Vanni dopo più di una settimana. Ci spiega perché? Più di una settimana? Sì. No, non perché più di una settimana, perché lei ha aspettato tutto questo tempo a parlarne con Vanni? Perché io sono tipo un parlo io. Non dico che... sono uno che non è che parli tanto. Insomma, guarda quello che Bali ha fatto, sembra proprio di no. Qui magari ho un po' più la cosa. Insomma, perché lei è un tipo un padre. Allora, senta un po'. Gli gli riepilogo un momentino. E tengo chiuso su me stesso. Vabbè, è chiuso, è una persona chiusa. Va bene, e lei è una persona chiusa. Però abbia pazienza. Lei viene trascinato. Questa è la prima volta che succede una cosa di questo genere. Perché lei... Allora, guarda, le faccio una domanda precisa. Prima di questo fatto, aveva mai sentito parlare Vanni o Pacciani dell'intenzione di ammazzare della gente? No. No. Ma prima no. Prima no. Lei con questo Pacciani, con questo Vanni, prima ci va a bere. Ci gioca a carte. È così. Ma prima di questo prima, fatto? Prima di questo fatto, sì. Siamo in giugno dell'89. Io il Pacciani non lo conoscevo mai. Non lo conoscevo a quel punto di essere una persona normale. Vanni poi le 25 anni lo conoscerà, a quell'epoca lì probabilmente era un po' meno, diciamo 15 anni, in 15 anni
ha sempre visto a bere, è così, no? Oppure gli era capitato di vedere che lui gli aveva detto: guarda, c'è quella ragazza, la voglio ammazzare, mi sta antipatica. Era mai successo una cosa del genere? Ma no. Un bel giorno questi qui, con le minacce, la portano in un posto. E lei gli va dietro. Poi Macciani piglia su una pistola e spara. Il giorno dopo poi, lei sente che quelle due persone, nel posto dove è stato portato da questi due con le minacce, sono morte ammazzate. E va bene che le ho tipo chiuso, insomma, ma andargli a chiedere: ma, oh ragazzi, ma perché mi avete portato dietro se avevate intenzione di fare una cosa di questo genere? Come mai non gli avevo un metodo di andargliela a chiedere, scusi? Io ho chiesto. E perché, almeno chiedergli perché avevano voluto a tutti i costi che ci andasse anche lei? Lo devo spiegare? No. No, non ho spiegato. Il resto la curiosità io. Però un pochino, infatti, non l'ha spiegato nemmeno il pubblico ministero. Anche lui l'avrebbe dovuto sapere, ovviamente. Tant'è vero. Ma cosa diverso ha detto la settimana scorsa, quando gli fece la domanda io, si ricordi, quando dissi: ma allora il Pacciano e il Vanni erano così stupidi, così, che si portava un testimone dietro? Un discorso di questo genere, sì, e lei cosa disse? Io dammi questo discorso. Lei disse: si andò lì perché io dovevo guardare le macchine. Sì, ma oggi ci ha detto appunto. Doveva guardare le macchine. Ma qui sono lì, è rimasto così. Io non sapevo. Dopo c'è l'avvocato sta facendo queste domande su questo punto qui. Lei continua a evitare. Vede comunque il presidente. È un imputato, signori. Come? È un imputato. Sì, 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 è appunto, è imputato. Deputato, collaboratore, collaboratore nostro, no, allora perché non è in galera? Scusate, tanto abbiate pazienza. No, questo lo... questo è un potere del ministero che non c'entra. La sede, no, nella sede, no, come nella sede, sono un contribuente oltre un avvocato. Tra parentesi, c'è un difensore, c'è il difensore. Il difensore sta zitto, ma anche bene, ma insomma, ciao, perdete, no, pubblico ministero. No, perché io volevo contestare invece che lei su questa domanda che ho fatto gliel'avrebbe fatto il pubblico ministero a pagina 36 dell'incidente probatorio. E cosa gli disse questa una settimana e passa dopo? Lei dice a Vanni, gliene parlò e il pubblico ministero gli dice: e cosa gli disse? E lei dice: dissi del fatto di quel coso lì. Coso sarebbe il delitto. Dunque, e il pubblico ministero gli chiede: perché facevano queste cose? Ovviamente dice, gli chiede: perché facevano queste cose? E l'autore risponde: questo non me l'hanno spiegato bene. È così. Sì, questo è quello che ho detto. No. E ora ci risiamo alle solite domande più o meno per quello che riguarda l'omicidio di giovani di questi due ragazzi tedeschi. E faccio le domande, lo dico subito, perché voglio sapere il motivo per cui lei andò a Giovoli con Pacciani. La domanda è questa: fra il giugno dell'82, che sono gli omicidi di Baccaiano, e il settembre dell'83, omicidi di Giovoli, lei è andato qualche volta in giro di notte con Pacciani e con Vanni, o con uno o con l'altro? No, con loro no. Come ipotesi, vado. So che quindi passa giugno, luglio, agosto,
settembre, ottobre, passa quasi un anno e con queste persone lei si vede come al solito, insomma, praticamente no, insomma, nel bar della piazza, in giro per San Casciano, altre volte, con Pacciani poco, fra l'altro, no? Sto parlando di questo intervallo? Sì, sì, ho capito. No. Si vede con loro qualche volta? No, con loro direttamente di notte no. No, no, di notte, di giorno. Di giorno? Ma fa queste famose merende, accidenti alla miseria. Si parla di queste merende, dei compagni merende, perché la merenda... Dove stanno le avete fatte anche merenda insieme? Sì. Quelle merende, inducere la festa, così è così. Bene. O qualche volta una tinetta, una merenda, così un panino, però non spesso, non continuo. Però arriva questo giorno di settembre dell'83 e si presentano a casa sua, facciano i panni e gli dicono: vieni con noi. È così che è andata. Sì. E lei risponde, e lei gli risponde: dice, sì, io vengo mia, come tu vieni? A chi si è visto che ti ha posto così, così nella via una persona con... E allora, ma lì fu un'osa. Lei dice, no, io non ci vengo, gli ha detto anch'io, dopo l'esperienza della volta prima, dell'anno prima, col cavolo andavo a dormire un'altra volta di notte. E lei, allora a questo punto, chi glielo dice? Pacciani gli dice. Sì. Guarda, noi ti sei visto in tal posto in una via. In tal posto in una via una persona, un uomo, che quest'uomo sarebbe stato il... Questo Fabrizio Butin. Però lì non c'è stato quasi niente. Questa è una cosa così. No, aspetta, però su questa cosa bisogna approfondire un pochettino. Guarda, io fra l'altro sono convinto che non sia vero. Che lei, diciamo, per capirci, insomma, io sono convinto che la sa anche normale. Però qui c'è stato dei feriti che l'hanno analizzata, insomma, e hanno detto, insomma, lei ha tendenza omosessuale. No, questo non è vero. E ci credo. No. Vabbè. Questo non me lo può dire. No, non glielo dico mica no, io. Questo non lo può dire. Lo bello è di... Non sa la persona che sono io. Si no, dicono no, ti... dicono i feriti. No, ma per... io ho cominciato a dirgli, guardi, io non ci credo. Che ma per il... Ma quelli professori che hanno visitato. Ascolti bene. Prego, va. Io dico non ci credo, però questi qui hanno detto in questa maniera. Insomma, le è mai capitata a lei di sentirsi attratto da un uomo? No. Oh, via. Però ci sarebbe stato questo approccio di Pacciani una volta. Sì, ma quello che stava lui, non mi è stato io a dare. Stava lui. Non mi è arrivato al punto, però... No, vabbè, torniamoci un momentino su questa storia qui. In questa occasione Ivanni c'era, era presente. No. Io ci andavo a trovarlo come amico, sì, poi era diversa da quello di era. Insomma, lei lo va a trovare e si ritrova lì e questo lì che fa? Allunga le mani. Non le prime volte, una volta così. Una volta? Cominciava, io dissi, che fa questo? E che fa questo? Ma, a quel punto lì ero solo lui. Non arrivavo il punto, però ed arrivo vicino. E allora che invece? Poi andati via. Che dovevo fare? Ma la spogliò? No, non arrivò a quel punto lì, però fece il tempo ad andare via. Perché fece il tempo andare via? Fatto proprio bene. Come no? Sarà so, via anche io. No, lo sa. Che si scherzava. Non è tanto bella, non so io. Ma allora, scusi, questa cosa del Busini. In Butini, tanto per cominciare, scusi, io sei stata una mattinata intera a cercare di capirla, stavo se non c'è riuscito. In Butini, sappia lei, è finocchio o no? Io ero macchiato lui, però non ho... No, a parte questo, però non lo conosco. Lo conosceva appena? Non è che lo conoscessi proprio direttamente. Loro mi hanno visto così. Quindi lei non lo sa se è finocchio oppure no? Questo...
posso preciso di dire se c'è o no. Ma lei o questo Fabrizio Butini ci ha avuto un rapporto sessuale, sì o no? Non proprio direttamente. Non direttamente. No, so, per lettera, faccio no, capire. Mi sono scritti delle lettere da voi. Lei mi dice per non lettera, ma io non capisco. No, lei. Per dire, cosa vuol dire? Non cosa dire, vuol dire? Che no. Vuol dire non direttamente? Cosa vuol dire non direttamente? No, che sia andato proprio preciso a fare quello. No, quello no. Non è andato a quello scopo lì? No, non è arrivata al punto proprio di... Io sono... Lei faceva la donna o lui l'uomo? È così o no? No, io faccio l'uomo e lui la donna, però non è che ci siamo scesi, le ho viste appena io, sicché poi mi hanno visto così in questa macchina, loro gli hanno riconosciuto. Insomma, senta, in questa macchina, voi, lei e questo Butini, eravate spogliati o vestiti? No, sei a vestiti. È stata una cosa normale, sì, però non c'è stato quasi niente. Eravate uno sopra quell'altro no, oppure no? Uno si deve fare, uno di là. E uno se deve fare, uno di là. Allora mi dici cosa potevano aver visto questi Paggiani e Vanni che per l'appunto passano con la macchina di lì quella sera? Hanno visto due persone sedute in una macchina che stanno uno seduto di qua e uno di là. Tranquillo e bello. E perché ti hanno detto questo discorso lì? Ti sei visto di tappotto, sì, così? Io non capisco. Il posto era un posto isolato, no, fra le frasche. No, frasche, c'è una strada. Ma una strada di paese o una strada di campagna? Vedendo dal semaforo, il piazzone si scende giù. C'è un semaforo vicino? C'è un semaforo, non c'è massimo. Noi siamo in una città, siamo a San Casciano. Sì, e che ho detto io? Non ho detto mia, fuori San Casciano. No, ho capito. Beh, no, perché voglio dire, tante volte uno che due uomini magari stanno a sedere uno accanto all'altro, se... Però la strada di campagna in mezzo alle frasche e uno dice: ma no, che io non fa? Ho detto in mezzo, ho detto in una via a San Casciano. Una via a San Casciano, ma quello sono d'accordo con lei, una via a San Casciano, sono perfettamente d'accordo. Una via dal semaforo si scende giù e si gira, una specie di via Ampolese, se mi ricordo bene, via Ampolese. Ma allora scusi, quando il Pacciani ti fece questo discorso e la minacciava, dice guarda si racconta in giro che ti sei visto il Butini, ma gliel'ha detto lei, ma guarda io il Butini era a sedere in un'automobile in una via di San Casciano, ma è che tu hai visto te, gliel'ha detto lei. Ma io ti ho detto, come mai ti ho visto bene il preciso chi ti era a macchina? Oh. Sì, chi io non capisco. Ma... A fare accesi, se l'abbia visto bene, lo so. Sì, ma che ha visto? Ma che l'ha detto lei? Eravate a sedere in macchina, vestiti, sì. Uno accanto all'altro, e che l'avrà visto? Sì. E che avrà visto? Non me lo dica lei, che può aver visto? Ma che ne so che ti ha visto? Io ti spiego quello che stavo fatto lì. Quello di lì. Vabbè, senta, cerchiamo di diciamo, lei oltre che con Fabrizio Butini ha avuto altre, cioè, ma stava in macchina con altre persone, ha avuto altri rapporti no. Con altri uomini, no? So, con Pucci, per esempio. Con i Pucci? No, sono mia io. Ma fa certe domande, io non ne capisco io. È una domanda. Sì, lo so, lui fa la domanda, però. Io siamo andati insieme, però a quel punto lì non ci sono mai arrivato. Insomma, senta, quello stare in macchina con i Butini. Verso il 1982, non si sa bene quando, insomma, credo sia a cavallo fra l'episodio di Baccaiano e quello di Giogoli, siamo lì in quel periodo di tempo intermedio. Sì, è quello, no? È quello che mi fa quel discorso. Sì, benissimo. Questo rapporto in cui vi siete visti lei e Butini in questa macchina a sedere insieme dentro la macchina, che era la macchina sua o quella di Butini? No, macchina mia. Macchina sua, è stato l'unico episodio di questo genere o ce ne state altri? No. L'unico? Quello solo? Non c'è state altri. C'è stato quello di Pierre, basta. Quello lì solo. Lei non ha avuto altre, so, quei Butini ve li avete visti altre volte? No. No. Quella volta lì e basta. E guarda, è la combinazione per l'appunto arriva a questi altri passi. Però scusi,
Lei ha scritto, lei dice che sa fare solamente la sua firma e basta. Io ho una lettera, uno scritto l'ha fatto, l'ha scritto. Vero? Sì. Ma l'ho scritto come so io. Sì, come sa lei. Come so scrivere? E questo scritto c'è scritto, che facevi in quella piazzetta della strada verso il bar che ti inculavi Fabrizio Busini? Ma non è vero, ha scritto lei, ma non è vero. Comunque leggiamo anche la parte iniziale di questa frase. Dice, vieni con noi, se no si dice. Sì, sì, ti inculavi Fabrizio Busini. Si dice. Via, dice, ma io... Si dice. Allora, senta, mi sono espresso male. Facciamogli a leggere a lui questa lettera. Mi dispiace leggerla a lei? Devo leggere. Dall'inizio, piano piano. Via Luciano, forza che siamo noi, eh? Mario e Pietro Pacciani, che volete da me? Da? Adesso mi si è espresso bene anche lì, non è che... Comunque ora legga quello che ha scritto, poi si chiarirà se si è espresso bene o no. Venire, se no si guarda, che faceva quella piazzetta. Più voce perché non si sente. La strada verso il bordello. Chi l'ho scritto? No, non ci capisco nemmeno, l'ho scritto io. Fabrizio Busini, sono andato con loro la strada a Giovoli. Siamo arrivati vicino alla piazzetta dove è avvenuto l'omicidio. Io sono sceso dalla macchina, ma i vanni erano già, andavo verso il furgone. Poi mi chiamo, vieni qui, perché devi sparare. Allora mi ha dato la pistola a mano, spara, la sparatoria ha diverso i colpi. Poi presi bene, mia presa, di mano per andare verso la parte sinistra. Poi ho aperto lo sportello, visto due, mi cassavo con una bestia andato verso la macchina, verso sul di dietro la bestia, non sul davanti della guida, sul di dietro. No, non mi ha scritto tutto qui per me. Vado via? Sì, vado verso. Poi sono salito in macchina e sono andato a casa. Fate cose mostruose, eh? Omicidi, no? Fa. Vabbè, l'ho detto, chi voleva scrivere con questa lettera? Cioè, di chi c'è scritto? Di che parla la lettera? No, l'ho scritto così, ma non mi sono espresso mai bene a me qui nella lettera. No. Prego, domande, va. Ma perché l'ha scritta? L'ho scritta così per sfogarmi io, no? Però l'ho scritta precisamente dovevo, perché non so scrivere proprio per effetto. Ma lei ha detto che la persona chiusa, no? Sì. Ha detto che anzi, a un certo punto gli ho chiesto perché non aveva parlato con quelle persone dopo che ha saputo
che quei due ragazzi qua a Caiano che sono stati ammazzati. Lei dice, ma io sono chiuso, no, persone. E insomma, poi c'è tutte queste diffusioni. È spontanea mia. È sicuro se è spontanea? Sì, è spontanea. Che vuol dire spontanea? Per liberarmi di qualcosa. Io ho detto il naso, non so scrivere proprio come tante persone. Sì, sì, no. Non so esprimere bene sulle cose. Insomma, ora ritorniamo al motivo per cui lei decise di andare con questi due signori questo giorno. Si sta parlando di Giovoli, di andare con loro. Pagina 43-44, l'incidente del pubblico ministero le chiede: lei aveva paura? E lei risponde: insomma, avevo paura. Non avevo paura delle persone, avevo paura che lo dicesse a tutto il posto di San Casciano. E qui il pubblico ministero dice: ma cosa le dicevano? Se non vieni con noi ti si ammazza, o se non vieni con noi si va a dire che tu eri con noi? E lei risponde: sì, questo qui, che si va a dire tutto questo fatto qui. Si va a dire a tutti questo fatto qui. Cioè a dire, si va a dire a tutti, se ho capito bene, io ho capito bene, io voglio che glielo rilegga Lotti, senti, perché è importante questa cosa. Vediamo per me da capo, per bene. Allora, pubblico ministero le domanda, anche il pubblico ministero se lo chiede, poi no, è comprensibile, dice, ma perché questo qui, dopo aver fatto l'esperienza di Baccaiano, poi a un anno di distanza dopo spuntano questi due criminali e gli dicono vieni con noi e ci va, se lo domanda. E gli chiede, lei aveva paura? Su questo punto aspetti, e lei risponde, insomma, avevo paura. Non avevo paura delle persone, avevo paura che lo dicesse a tutto il posto di San Casciano. Questa è la pagina 43-44. Ma cosa le dicevano, dice il pubblico ministero, con quelle domandine fra lui, tante volte un pochino suggestive. Se non vieni con noi ti si ammazza, o se non vieni con noi si va a dire che tu eri con noi? Sono tutte e due le cose. Tutte e due le cose. Sì, questo qui, che si va a dire a tutti questo fatto. È così? Sì, sì. Allora gli disse, guarda, o tu vieni con noi o ti si ammazza, e poi si va a dire a tutti che tu eri con noi quando siamo andati a Baccaiano. È così? È così. Allora perché tirava fuori sta strada dei Butini? O Lotti? Cosa c'entra il Butini? Come c'è gente che poteva? E sempre su questo fatto lì. Allora gli disse tutte e tre le cose. Sì. Gli disse, ti si ammazza. Si dice che tu eri con noi a Baccaiano, si dice che tutti inculavi i Butini. E questo gli hanno detto. Accidenti però, che miraggio. Ma questa è la prima volta che lo dice, sa? No, signore. Finora ha fatto delle alternative, ha detto una volta una cosa, un'altra volta un'altra. Ora, tutto insieme lo sta dicendo ora, per la prima volta. E quindi vennero da lei, a casa sua questa volta. Sentì picchiare così, io non sapevo mica chi erano. E lei era solo in casa? Sì. Ero nella casa di Scherma. Ah, era laggiù alla Draga. Dormivo lì dentro. In quella casa, insomma, della personale. In un periodo di tempo a questa Draga ci ha dormito anche la Filippa o lei? Sì, la c'è stata.
Diverse volte, non una volta, no. Diverse volte. E questa volta non c'era la fine. Qual è la volta? Questa volta sono venuti facciano il bagno. No. Si faceva da mangiare da sedia. Lei? Lei, dopo si faceva da mangiare da sedia. Io me l'ho fatto sempre da me. Usa dei coltelli da cucina? No, coltelli normali. Coltellini normali. Quelli a cucina te la no. Allora lei naturalmente di fronte a tutte queste minacce ci ha detto oggi lei gli va dietro la sua macchina. Quale macchina? Di che colore? A quante anni? Che anno è lei? No, sono, se mi dice l'anno viene Dio presto, se no. Settembre 1983. L'82 avevo un 124 giallo, poi nell'83 cambiai il 124 e comprai il 128. Quindi c'era però 100... il preciso il giorno o il mese non mi ricordo. C'aveva un 128 di che colore? 128 rosso. Rosso. E si fermarono su questo spiazzo. C'è sempre una spiazza. Vabbè, si fermava su questo. Spensero fare? Lei li spense fare? Ma in che posto? Se me lo dice non è fatto. Ogoli, via, Lotti, si sta bravo. No, si parla di gioco. Ma se me lo dice come fa? No, l'ha detto prima. No. Ha ragione, me l'ho dimenticato e diglielo. Si sta parlando di gioco, Lotti. La domanda è se lei spense fare. Nella piazzetta? Quando arrivò nella piazzetta? Sì. Sì. E loro facciano il vano di spensero? Sì. C'era stato altre volte in questo posto? No. Lei andava avanti a Pacciani o lo seguiva? No, dietro. Durante il percorso Pacciani si fermò? No. Cambio strada? No, mai cambiato strada. Diritto anche lì fino al furgone? Adesso andava direttamente lì. Benissimo. Sapeva preciso il posto e quando si c'era il posto. E il furgone. Ma gliel'aveva indicato lei prima questo posto? No. Lei era la prima volta che lo vedeva questo posto? La prima volta, sì. Anche il furgone è la prima volta che lo vedeva. Io perché quella sera quando si arrivò lì. Si ricorda che tipo di furgone era? Ma il coso, lo stile di furgone? No, la marca. Ma la marca? Pare un Volkswagen, però non sono sicuro se era un Volkswagen o no. E quindi Pacciani e Vanni scendono dalla macchina. E vanno verso il furgone. Sì. E lei? Lei fa. Io scendo dalla macchina e... Però un po' proprio di vicino alla macchina, al furgone. Resta un po' a distanza. A distanza, sì. Quanto distante? Pochissimo. Pochissimo da loro. Quanto? Un metro o due. Faccia conto che quel televisore lì è il furgone. No, un po' più vicino. Più vicino che da quel televisore? Sì. Alla metà? Indo là sulla macchina c'è pochissimo, non c'è tanta. Quindi con queste due macchine a questo furgone andaste addosso tutti con le macchine? No, addosso no. Io addosso no, ma insomma a distanza di pochi metri. 4-5 metri massimo. 4-5 metri massimo. Tutte e due? No. Sia con la macchina sua la macchina sua, ha detto, passavo la piazzola. Non proprio andate proprio preciso alla piazzola, un po' più avanti. La domanda è se con le due macchine andaste vicino al furgone e di quanto? Io mi fermai sempre sulla strada, però nella piazzetta dove c'è degli ulivi, una casa lì vicino. Lei c'è tornato sul posto? Come sul posto? Dopo il fatto c'è tornato? No. Come? Non c'è tornato la polizia?
Ah, quello sì. Ah, tornato. Ha fatto anche un grafico anche lui. Il sopralluogo per certo. E quindi lei, ma le vostre macchine rispetto al furgone, sto parlando della sua e di quella di Pacciani e di Bagni, sì, più o meno, grosso modo, indicando, tenendo un punto di riferimento questo spazio che ha di fronte a sé, che è quello là del televisore, sì, a che distanza le lasciaste? Dai furgone? Sì. Ma come fa a giudicare? Ho detto altro 5 metri, può essere anche di più, non lo so, preciso. Più di 10 metri? No, io non ho detto 10 metri. No, per dire, ha detto un po' di più, di 4 o 5. Da, se siamo 8 metri, non so, 8, preciso, ma da 4 a 5 di 8 metri. Quindi, scesi di macchina, andando praticamente verso il furgone, come fa a dire lei si fermò distante dal furgone? Scusi, lei era lì. Ma non posso mica lasciare la macchina in mezzo alla strada lì? No, a chi gli ha detto lascia la macchina in mezzo alla strada? C'è uno piazzettino, lascia la macchina lì. Sì, sì, non è che... lasciando la volo, ma la lascia a 4, 5 metri di distanza, 7, 8, la massimo, si anche di più. Di distanza da questo furgone, l'ha detto lei, grazie. Sì. Era di più, me lo dice io, insomma... Non ci tenga sulle spine, ma non è molto difficile. Come fa a giudicare? Scusa, come fa? Dai 10 metri, ma come? Scusi, okay, abbia pazienza, c'era lei in quel posto. Come fa a giudicare una distanza? La distanza si giudica a metri, si dice guarda, e che fa? Come fa a giudicare? Fino al muro, si dice guardi, fino alla signorina con il golf arancione, fino al televisore, fino al presidente, fino a lei avvocato. Insomma, ce lo dico. Gli ho già spiegato. 8 o 9 metri massimo. 8 o 9 metri, va bene. E lei scende e va verso il furgone. E lei si avvicina, poi vi avvicinate. Ma si avvicina prima loro là, il furgone? Si avvicina prima loro. Ma lei cosa fa? Si avvicina a loro o sono loro e si avvicina a lei? Perché a un certo momento lei deve essere molto vicina a Pacciani, guardi, glielo dico subito. Ma io ho detto, scendo dalla macchina e vado lì, lui vicino a Pietro, poi mi chiama e allora mi sposto verso di loro. Ah, allora Pietro l'ha chiamato, ha detto, come gli ha detto? Lotti, vieni qua. Lotti, vieni qua, e che? E mi mostra una cosa che io non sapevo nemmeno tenere la mano. Questa. Quindi quando Pietro la chiama e dice, Lotti, vieni qua, a che distanza siete dal furgone? Ma come fa a giudicare? Un metro proprio più. Ovvio, oh, bravo. Quindi dici? Sì, dici. Ce l'ho, ti vieni qua. Lei sa, dici. Ecco, questo furgone mi pare gliel'hanno chiesto qualcun altro, dentro c'è la luce accesa. Una luce accesa. Ah, c'è anche la luce accesa. Ce l'ho, ti vieni qua. E gli dà una pistola, va bene, così. Ma io non l'avevo mai visto, ma non sapevo nemmeno come fare, dove fare. Comunque, sì, gli detto di starmi a mano. Però lì per lì non sapevo come prima fare. Prima che questo Pacciani gli desse questa arma in mano, Pacciani aveva già sparato contro il furgone? No, prima no. Poi vede che un medico va di cosare. No, anticipiamo la cosa. Lei prima questa pistola l'aveva mai vista? No. Aveva mai avuto modo di maneggiare una pistola prima della sera? Mai. Sa come si mette la pallottola in canna una pistola? No. Come si toglie la secura? Se non sono pronto, come fa a dirlo? Perché no, se non fate, dice no, che basta. Quindi lei non è in grado di dire, siccome lei mi fa di capire di armi, specialmente di pistole, no, non se ne intende punto. No, nulla, niente, nulla, nulla. E quella era la prima volta a vita sua che prendeva a mano una pistola? Sì. Ma è sicuro? Sono sicurissimo. Polotti, via. Sono sicurissimo. E Pacciani lo sapeva questo? Di che? Che lei era la prima volta a vita una pistola a mano. E lui mi ha detto che andava a dire una parola. No, lei non gliel'ha detto, quindi non lo sapevo. No, tante volte poteva avere parlato prima. Se dico non ho mai visto la prima volta, il giorno che basta. Però lei c'ha un talento naturale,
Come te l'ha detto? Vabbè, lasciamo perdere. Se dicevo sì. Allora lei però l'ha avuta a mano questa pistola, questa volta. Ma me l'ha data, però non sapevo, nemmeno come fare. Va bene, benissimo, lei l'ha avuta a mano. Ce la può descrivere? Come la pistola? La pistola, ce la descrive, ci dice com'è. Lunghetta, corta, sì, però quante sono le pistole? Più corto il manico, più lunga la canna, più corta la canna del manico, nera, chiara, nichelata, come lei? Era sul nero. Sul nero. Poi, il manico com'era? Più lungo o più corto della canna? Vedi, normale. Normale come prende il manico. Normale non lo può dire, perché siccome lei resta nel problema delle occasioni in cui lei normale non lo può dire, perché lei di pistola non se ne intende. Una ha mai vista una, non ha mai maneggiata una. Quindi lei normale non lo può dire. Lei ci dice come era questo manico, più lungo o più corto della canna? E prendeva una mano. Prendeva la mano, stava nella mano. Sì. Va bene, per forza vorrei anche vedere una pistola, se c'è un manico, se non mi sta della mano. No, non fuoriusciva, no, vendiamoci. Ah, ecco. Non era più lungo della mano. Io rimane piccolo, non lo so. E la canna era lunga. Stava giù. Oh, il preciso come fuori, ho dammi su tutto. E di un pezzo lungo, sì, il preciso non posso, come fuori. Il caricatore usciva. Ma non guardavo, perché a quel punto non sapevo più che fare. Non ho visto bene se c'era il però qua c'è dice di sparare. E lei? E io sapevo nemmeno come fare a doprarla, sicché non è che... Però ha sparato. Ho provato a sparare, però non so se ho preso invece... No, se ha preso, ma i colpi l'ha sentito. Il colpo lo sentiva nel partito, però... Quanti? Non so, mia, tra i due, tre, preciso, come fa a dire. Comunque più d'uno. Eh? Più d'uno. Più d'uno, sì. E lei ha sparato contro il furgone o contro i ragazzi che erano dentro il furgone? Ha mirato contro ma il furgone? Ma io tiravo verso il furgone, se l'ho preso o no, non so. Beh, da un metro non pigliava un furgone, è un po' difficile, eh? Comunque, non so io. Comunque, lei ha sparato contro il furgone o contro i ragazzi che erano dentro il furgone? Se sono di faccia così, fronte al furgone. Fronte lei ha visto che dentro il furgone c'erano dei ragazzi? Per appunto c'è un vetro mezzo opaco, sicché non si vede tanto bene. Si vede tanto bene. Però lei ha detto che aveva sparato contro il vetro. E ora si è capito che il vetro è in parapezza. Sì. Allora non l'ha preso, sai? Come? Non l'ha mia preso. No? E ho preso lo sportello, ho preso lo sportello, il preciso. Ma questo non ha messo, quindi meno stava attento il parabrezza, eh? Ha parlato il vetro opaco, non è il parabrezza. Io ho visto il vetro opaco. No, ha detto vetro, ha detto vetro. Se lei è avvocato difensore, avvocato difensore, lei non c'era quando io ho chiesto al signor Lotti che cosa intende per vetro e lui mi ha detto che per vetro intende il parabrezza. Ci siamo stati 5 minuti a chiarire questo. Ha risposto anche a me. Sì, avvocato, però tu sei avvocato Bettini, però dobbiamo precisare una cosa. In questo frangente ha detto che il vetro era mezzo opaco e non era certamente il vetro del parabrezza. Questo ha detto, se vogliamo stare alla regola. Bene, come ci spieghi lei, Lotti? Bene, poi vuol sapere l'avvocato. Allora? Come? Ha sparato contro il parabrezza o contro il vetro opaco? Contro il vetro opaco? Però ho preso lo sportello, è vero, che okay, non so. Io. Non lo sa. La paura della pistola a mano, non so sicuro se l'ho preso o no. Ma ragazzi l'ha presi? E come può a saperlo? Io non l'ha presi. Perché di 9 colpi non ce n'è uno e non è andato a segno contro quei poveri ragazzi, sa lei. Ma c'è stato il dato di lei ha mirato contro ragazzi, sì o no? Contro il furgone, ho detto io. Ah. Però non so. 3 colpi contro il furgone. Non so se li ho presi. E però lei non sa se ha preso ragazzi. No. E i ragazzi li aveva visti, li vedeva dentro mentre sparava, sì o no? No.
No. Senta l'altro, scusi avvocato se mi inserisco un attimo, però nell'incidente probatorio lei ha detto che vide che il ragazzo, almeno un ragazzo, era a sedere. No, da principio... Quindi vuol dire che allora anche no, se si è trovato, la luce interna fioca... No, se, io ho detto la parte dietro. Ma cosa vedeva? Dalla parte dietro, che si spostava, però non vedevo bene se la persona... Ricorderà che ha detto anche, ragazzi, se si spostava, essere sul sedile anteriore, poi se corretto il giorno dopo, come lei sa, l'incidente probatorio è sempre detto dietro. Sì. Con qualcosa vedeva, ha detto vedeva qualcosa. Il giorno 27 non proprio per bene, però il giorno 28 novembre ha detto: ma ero sbagliato ieri. 27 disse anche che vide... Non mi sono spiegato bene, non ho vabbè, sbagliato. No, facciamo parlare a lui, facciamo parlare a lui. Il ragazzo era anche più lontano, quindi era palese appunto che l'ombra poteva essere davanti al dietro. Va bene, ora facciamo chiarire a lui. Sta suggerendo al suo difeso no, di dire ha sparato. Io sto ricordando quello che disse il 7 di novembre in quest'aula. Sì. Disse che si attaccò al furgone e disse le ombre. Avvocato, io la pregherei di non interrompermi troppo. Sto per precisare. Ha capito, perché vorrei andare incontro a uno sfogo che ho sullo stomaco da tanto tempo. Va bene, avvocato. Allora, a questo punto interrompiamo 10 minuti perché anche l'occhio è stanco. Va bene? Vi informo nel frattempo che domani non si può tenere udienza perché l'aula è occupata dal GIP. Purtroppo mi è stato comunicato ieri che l'aula si andrà a venerdì. L'altro fra poco gli arriverà anche l'acqua, quindi se ha bisogno andiamo avanti per un'altorezza e poi sospendiamo. Non lo so, con l'acqua? Che? Abbiamo bevuto? Ma subito, ma in questo momento, ma più no, vabbè, comunque gli arriva la bottiglia ora. Bene. Facciamo un punto. Il vino non gli possiamo dare, però l'acqua sì. No, a dire la verità il vino lo bevo pochissimo, si chiama. Bene. Prego, avvocato, prego, possiamo riprendere. Grazie, Presidente. Senta, Lotti, sì. Volevo farle una domanda a proposito di questo percorso che aveste fatto con la macchina, lei. Lei ha detto che questa piazzola era passata un bar, vero? Come la piazzola passata? Si sta al gioco. No, scusi. Parla il gioco. Il bar mi fa essere un caffè scudi. Allora torna a Baccaiano. Siccome no, è una persona che mi ha fatto presente, no? Solamente volevo confrontarla. Tornando a Baccaiano, questa piazzola aveva la macchina di questi ragazzi, cioè lei ci ha descritto gli anzi di questo video. E ha detto passato in bar. Gli ho chiesto a che distanza era, ha detto anche il chilometro. È circa un chilometro. Sì, è circa un chilometro. Di lì andare verso. Venendo da San Casciano, prima si passa il bar e poi si arriva alla piazzola. Ma da San Casciano dobbiamo pigliare Conte Rotto, San Pancasso, si scende San giù. Pancasso, e poi c'è il bar. No, non c'è il bar vicino, c'è la strada che va verso il Baccaiano proprio, dove c'è il paesino. Insomma, non so se mi sono spiegato. Per arrivare alla piazzola si passa davanti a questo mare oppure no? Quale mare?
Ma la parola era un bar. Ho mia vita, quasi un chilometro più avanti, là. Più avanti verso il corpo. Insomma, non ci si passa davanti al bar. No. E dopo il bar. Il bar è più avanti là. Più avanti andando verso Baccaiano. Verso Baccaiano, sì. No, ho capito. Come lei pare detto, passato un bar. Allora io dicevo che anche a me mi risultava che era lui. Va bene, chiaro. Io no, Salotti, ho visto che quando lei faceva vedere come aveva preso sta pistola, che gli avrebbe, passato facciano, lei usava. Come? Così? Io della verità sono mancino, si chiede un po'. È mancino? Sono mancino io. Oh, questo lo sapevo, lei è mancino. Però di molte cose può essere anche la veste. Però lei normalmente mancino, va bene, mi ha fatto proprio di vedere lei la mancino, io voglio dire, va bene, mancino. Insomma, senta, per tornare a questi spari che lei ha rivolto verso il furgone, lei... ammirato o non ammirato contro le persone? Sa cosa vuol dire mirare, no? Sì, non so, ma... Io contro le persone? Sono mai sicuro se l'ho preso o no, questo no, non posso giudicare. No, lasci perdere se l'ha preso oppure no. Voglio sapere se lei ha ammirato. Io ho fatto sì, però... No, abbia pazienza. Per mirare significa, capisce, fare in modo da allineare la camera della pistola verso il bersaglio. Sì. Ora io sto mirando a lei. Sì. Lei ha fatto così con quella pistola oppure no? Però ero impaurito con la mano, non sapevo come fare a tirare il coso. Che non è una cosa tanto facile. Lo so, che non è tanto facile, ma insomma voglio dire... Se uno non pesa mai la pistola sì, a mano... Ma lei la pistola l'ha diretta verso le persone oppure no? Beh sì, il furgone è fermo. Ok, basta, l'ha diretta verso il furgone. Ci può dire perché sparò? Se mi dice di sparare, io che fo? Sì, punto. Ma se gli dice di buttarsi in arno, lei si butta in arno. Dice tu devi sparare, tu... è arrabbiato così, che posso fare? Io pure arrabbiato, fare. Ma urlava. Qualcosa gli ha detto, urlava così, e io che potevo fare? Urlava, mettere... e questi due dentro il furgone che faceva mentre facciano? Gli è vicino a me e poi gli ha visto... No, gli ho chiesto cosa facevano i due dentro il furgone. Io non li ho mai visti per bene dentro. Gli ha sempre la parte opposta di dietro. Ma qualcuno si è affacciato dallo sportello che fa questo? No, non ho visto proprio affacciato dallo sportello. Infatti lei l'ha detto a pagina 50, è verbale incidente probatorio, mi hanno dato la pistola loro, perché loro poi non loro. Pacciano, che sì. Vanno gli ha dato la pistola. Forse non me l'ho spiegato. Vabbè. No, non potevo mica fare diversamente. Ma così. E dopo Pietro apre lo sportello, lei ha detto, io vorrei sapere, questo l'ha detto sempre a pagina 50 dell'incidente probatorio, vorrei sapere quale sportello apre Pietro. Perché guarda, il furgone Volkswagen c'ha praticamente tre sportelli. Ha due sportelli di dietro? No, non so. Ce n'ha due davanti. Va bene? Ma fuori è di davanti dove c'è la guida? Dove c'è la guida? No, e poi fuori, c'era uno, no, c'era dicevo, uno da parte. Quindi fuori della guida ci sarà uno sportello esame? No, ci sarà. Anzi, ce n'ha quattro per l'esattezza, sbagliato. Ce n'ha uno dietro, uno di fianco e due vicinati. Quale aprì gli sportelli? Facciamo? Questo della parte di qua. Di fianco? Dalla parte dove ero io. No, io. Lasci perdere dove era lei, perché non si è capito prima dove era lei, come si fa a capire l'ora. Io gli ho chiesto se aprì lo sportello, uno dei due sportelli della guida, oppure se aprì lo sportello di fianco. Quello di dietro, ho detto, non quello dove c'è la guida. Se no. Di dietro, di dietro. Parte di fianco, il poi non è di dietro, è a fianco, di fianco, a metà del furgone. Lei vide che i giovani del furgone erano stati colpiti?
Ma lì per lì non è che abbia. So, vide... Saranno stati offesi? Cioè, no, so. Saranno stati da scefare. Lo vide lei o sì o no? Era giù. Uno gli è appoggiato dalla parte di là e uno un po' in più giù, stesi. E quando l'ha visto lei? Stava? Quando gli hanno aperto lo sportello. Ma che erano morti se ne accorse? No, come fa? Sono mi andato vicino proprio lì dove erano le due persone. Se ne è accorso qualcun altro era morto. Ma lui gli ha sparato da una parte oscura. Glielo, a parte lei non vide che questi ragazzi erano morti. Le domando, eravate in tre, no? Sì. Se ne è accorso qualcun altro erano morti. E come fa a dirlo questo? Non lo sa. Per esempio potrebbe averle detto Pacciani o Vanni, guarda sono morti, poverini no, sono morti. Ah, io, lì per lì, potresti aver detto qualcosa, però non è usato per... Non l'ha visto. Di rispondere per me, perché uno dei ultimi momenti lì non sa che... No. Ma lo vide lei che erano due uomini? Quando gli aprono lo sportello e l'altro mi ha messo la voce e dice, beh, sono due uomini. Ah, aveva visto uno dei due, è Pietro. Uno dei due? Se uno ti ha per gli lunghi, bisogna vedere come ha per gli lunghi. Ma lasci perdere per gli lunghi, voglio sapere. Lei lo vide che erano due uomini o no? Sì o no? Lo vide anche quando gli aprono lo sportello. Come fece? Se uno di giù si vede uno di capelli lunghi, non so. Ah, uno si vede a capelli lunghi può essere una cosa. O mi sei andato proprio lì a vedere proprio. Appunto, no, io questo voglio sapere, se lei era proprio lì a vedere. Perché per rendersi conto che questi lì erano due uomini, bisogna che qualcuno li veda da vicino e bene sa. Ma l'hanno detto precisamente Pietro, che erano due uomini. Ha detto Pietro? Di che ha detto? La parola precisa, le ripeta. Dice, lui se fosse un uomo e una donna invece di erano due uomini. E si era incazzato, dice, di Antonio. Ma allora lei si trattenne un po' sul posto dopo? No, mi allontanava un po' più in su. Poi vede, mi allontanava parecchio. Dice, no, perché lei vede, quando è stato interrogato, incidente probatorio, lei dice, no, me ne andai dopo che aprì lo sportello. Sì, mi allontanai su, ma però non andate via subito, insomma, mi allontanai su. Si allontanò su dopo. Lui verso la macchina, non proprio vicino alla macchina, insomma. Ma allontanati lì, quando vedi che città. E perché non se ne andò? Perché mi disse di non andare via subito. Anche stavolta Piero gli disse, lei sta lì. Chi glielo disse, Piero? Sì. Per fare che? Scusi, no, per sapere, non cambio l'idea. Dice, resta qui. Ma non so perché, se avrebbe fatto tutto. Appunto, quello dice anch'io. Lo so. E poi a quel punto lì, impaurita che la mia è rimasto un me bloccato in quel punto lì. E poi piano piano prese la macchina e andate via. Ma invece lei dice che andò via. Nonostante. No, mi spostare un po' più in su, verso la strada. Durante il incidente proprio disse, lui mi disse di star fermo non andare via, non ce la facevo più, io andavo via da me. Sì, vedendo quelle cose lì non è tanto aspettavo bello. Insomma, andò via o non andò via? No, mi disse di star fermo non andare via. E però lei ci rimase fermo? No, si stette un po' e poi è andato su verso la macchina e andate via. Ecco, e mentre lei rimase cosa fecero? No, erano infermi, però li aveva visto gli altri uomini, sicché non potete fare le altre cose di... Vanni se ne avesse lo spolverino. Sì, quello sempre lì, sì. Se l'avesse lo spolverino. Fuori una volta sola e basta. No, ma lasci perdere fuori una volta sola e basta. Quella volta, lo tedeschi, Vanni se ne avesse lo spolverino, anche questa volta. E l'aveva, sì. Ah,
Senta, ora le contesto quello che lei ha detto in un verbale 26 aprile 96. Io vorrei sapere, a proposito della faccenda di Francesco Vinci, chi fu a dirgli che l'omicidio dei tedeschi era stato fatto per far scarcerare Francesco Vinci. Chi glielo disse? E Pietro? Le contesto che il 15 luglio 96 le ha detto che gliel'aveva detto Vanni. Insomma, tutte e due. Tutte e due. Più preciso. Più preciso, tutte e due. In coro, tutte e due insieme in coro. Si è fatto per far scarcerare, tutte e due insieme in coro. Oppure prima uno e poi l'altro. No, tutti e due insieme. Tutti e due insieme. E nell'occasione gli dissero per caso che l'omicidio di Calenzano era stato fatto per scarcerare un certo Spalletti? No, questo non sa niente. No, non sa niente. Detto Spalletti non... No, la mano in me sentivo nominare. Lei sa che quando avviene l'omicidio di Calenzano, avviene 4 mesi dopo l'omicidio di Scandicci, in galera c'era un certo Renzo Spalletti, lo sa? Questo non so niente. E che questo omicidio di Calenzano è l'unico omicidio a distanza brevissima di tempo da un altro, 4 mesi, non lo sa. Spalletti non gli hanno mai parlato. No. L'aver fatto un omicidio per scarcerare un certo Spalletti, un infermiere, magari preparare qua, uno che lavorava alla Misericordia. Questo non so niente. Non glielo hanno detto. Però tutti e due insieme gli hanno detto che questo omicidio tedesco l'avevano fatto per far scarcerare Francesco Vinci. Sì. Io le domando questa cosa. Vanni e Pietro, tutti e due, gliela dissero, sono diventati tutti e due, gliela dissero prima o dopo l'omicidio dei tedeschi? Innanzi. Prima? Infatti è proprio quello che ha detto a pagina 3 del verbale interrogatorio del 15 luglio 1996. Prima, ha detto, forse prima. Poi però a pagina 11, sempre questo verbale di interrogatorio, lei racconta che vedendo questa persona che girava per San Casciano, Vanni gli avrebbe detto: è quello che abbiamo fatto uscire perché. Se me lo dire a loro, mi fa sapere la persona che è. Insomma, allora scusi, se gliel'hanno detto prima, torniamo un momento a quello che ha detto, se gliel'hanno detto prima l'omicidio dei tedeschi, lei sapeva che dovevano essere ammazzati questi tedeschi, so io. Cosa gli avevano detto per dirglielo prima? Come? Lei ha detto che gli dissero prima dell'omicidio che faceva l'omicidio per far scarcerare Francesco Vinci. È così che ha detto? Sì. Allora come gli dissero? Guarda Lotti, che noi Sant'Enzo le fa scarcerare uno sta in galera e per fare scarcerare questo ammazziamo 2 persone come progetto, come programma, dissero no. Sì. Però ho sommesso di essere uscito subito o no? Non può sapere. No, lasci perdere se è uscito subito o no, questo è un altro discorso. Io voglio sapere se questi gli fecero questo discorso facendo un programma di ammazzare qualcuno. Perché una cosa è dirla dopo. Guarda, quando tu sei venuto con noi il giorno a Giocoli e sono morti quei 2 tedeschi, la ragione era che si doveva far scarcerare Francesco Vinci. Questo è un discorso fatto prima, invece il discorso è un altro. Il discorso è: Lotti, guarda, fra poco noi si va a ammazzare qualcuno per far scarcerare Francesco Vinci. Quale di questi 2 discorsi gli è stato fatto? Ha capito la domanda? Sì, ho capito. Non ha capito, e io gli ho detto: se ha capito, ti rispondo. Quale di questi 2 discorsi? Sarà stato il primo. Cioè? Allora il primo sarebbe: si va a ammazzare qualcuno per far scarcerare Francesco Vinci? Sì, quello mi hanno riferito a me. Gli hanno detto prima, vieni, sì. Così.
Allora lei il giorno che andaste a Giogoli lo sapeva, andava a ammazzare qualcuno. Prima. Voi avete detto un giorno avanti. Il giorno avanti gli avevano detto. Per andare in questo posto qui. Ah. Ho capito. Ah. E perché? Che gliene portava loro di Francesco Bicci? Gliel'hanno detto. A me non me l'ha spiegato bene. Andiamo. Fatto questo discorso così, basta, non c'è altro. Gli hanno parlato, non so, di una pistola, della pistola, che Francesco Vinci era collegato a una pistola. No, questo non me l'hanno riferito. Non gli hanno mai detto che la pistola gli aveva dato Francesco Vinci, no? Per caso. No, questo no. Ma quando gli dissero a questa maniera avrebbero fatto l'omicidio ai tedeschi per far scarcerare Francesco Vinci, gli dissero anche il nome di Francesco Vinci? Sì. Sì. Allora, senta, quante volte, quando e quante volte lei ha visto questo Francesco Vinci? Quante volte, per cominciare, due, tre, quattro, una, quando e dove? Due volte. Due volte. La prima l'ho visto così, però non sapevo se era questa persona, questo Francesco. La prima lei lo vede. Ma io vedo questa era persona. Era solo, era con Vanni, era con qualcuno. No, ero l'abbiamo verso vicino ai bar. Ho visto questa persona così. È fatto una persona, se mi ha chiesto se è quello o no, non so. Scusi, è presente, no, perché dichiarazione del relato. Se c'è un mugugno di Vanni, c'è un muscolo in meno. Quindi, vabbè. Sono permesso. Allora lei com'era solo quando lo vide la prima volta? Vicino ai bar. Sì. Lei era solo e questo solo. Signore era c'è solo. C'è le persone. E questo signore era solo. E gli andava giù, io su mia sedia. Andava giù, camminava giù per la strada. Verso dalla piazza andava. Allora. Ma per lei questa persona era una persona qualsiasi. Per me si era. Quel giorno lì era una persona. Mi ha detto, sì. Guardalo Francesco Vinci. Non gli ha detto nessuno. No, che lo sapeva. E come mai gli rimase impressa questa persona? No, come impressa? No, se passa una persona. Poi dopo lei, quando lo rivede la seconda volta e qualcuno dice guarda che è Francesco Vinci, lei si ricorda averlo visto la volta precedente. Ma a me senta, mi sembra, a me non mi è mai capitato, voglio dire, lei la prima volta che lo vedeva era questo signore, quella volta era vista la prima volta. Io ho visto questa persona, come fa a sapere se è Francesco Vinci? Appunto, lei non lo no, sa, lei vede una persona qualsiasi. Ma perché l'assiste su una cosa che è no, una persona qualunque? No, no, la rotta si incaude. Sì. No, io mi incavo. No, 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 invece devi capire, allora l'avvocato vuol sapere questo, come mai? Quando si dice quello è Francesco Vinci, lei si ricorda di averlo visto l'altra volta. Com'è che ha fatto a ricordarsi? Quale particolare l'ha colpito allora? Sulla barba, sull'altezza. La barba e l'altezza. Eh? Sì. E quando era? Come? Quando l'ha visto la prima volta. Ve l'ho detto un attimo. Dia l'anno, dia, non lo dica. Dia sta. Un giorno, non so che giorno era. No, io voglio, basta sapere l'anno. E come fa a ricordarmi l'anno preciso? È difficile ricordarsi. Prima o dopo l'omicidio dei tedeschi? Era stato dopo. Dopo. Molto dopo, un po' dopo. E come fa a ricordarmi dopo, come fa a se dia un me, ma come fa a capire bene? Un solo. E quando l'ha vista aveva la barba. Eh? Quando l'ha visto aveva la barba. La barba, sì. Tutte e due le volte aveva la barba. E io ho visto la barba. Però, insomma, un accenno, un'idea
del perché s'era andati tanto da fare per farlo uscire di galera, gliel'hanno fatto? No. Allora, ora si parla dell'omicidio di Vicchio dell'84. Lei, prima del delitto, andò solo lei o con la Filippa nel posto di Vicchio dove avvenne l'omicidio? La prima volta con la Filippa. Con la Filippa. Forse lei sapeva mai del posto di me. Sì. Dico così, poi... Sì, sì, no, ma perché... Che ci sia stato un qualche momento. Non ho capito, ma perché un posto particolare? Come? Questo posto, forse lo sapeva lei prima di me, perché... Ma era preciso, dice, si fa in questo posto... Sai, andando una donna, tu passi lì, fai i nomi e ti ritrovi lì. Ma c'eravate andate apposta, lei e la Filippa, per far l'amore? No. No, eravate in giro? Per andare in giro e piano piano, sai, tu prendi qua a fare chilometri. Ma in giro si può. Ora sono insieme e tu fai anche 100 di noi senza pensarci a me. No. Ma insomma, ho detto. No. Però voglio dire questo, insomma, non avevate una meta precisa, una meta per dire non stavate andando in un posto preciso, eravate a zonzo. Sì. A un certo punto la Filippa dice, guarda, fermiamoci lì, così. Vedo una botteghina e ci si può morire. A mangiare. A mangiare qualcosa. Di prosciutto. Sì. No. C'è un ponticino. C'è il ponticino. Bene. Poi dopo la Filippa la portò a questo posto. Gli indicò questo posto. No, sono andate più giù. Verso più giù. Ma quando lei ci è andato con la Filippa a questo posto, c'era anche una macchina? No, allora no. E quando lei andò lì con la Filippa a farla, faceste l'amore, fece l'amore con la Filippa a quel posto, macchina? Ma qualcosa si fece, però macchina non è che non ce l'ha. Che lei abbia delle riserve a parlare dei suoi rapporti con Butini lo capisco, ma con la Filippa ce lo può anche dire, cioè mi hanno lei ma macchina non è che si faccia proprio bene, come ha detto. Questo è vero, sì. Però insomma, che cosa ho insomma, qualcosa si è fatto, se non... Un po' sbagliucciare qualcosa che c'è tanto. Insomma. No, un po' la persona. Allora come fa a dire che era lo stesso posto riguardo al posto e poi in cui poi è avvenuto l'omicidio? Non potrebbe essere stato un posto diverso, il posto dove lei si è fermato con la Filippa? Diverso, noi si fermo lì. Cioè, siamo andati giù lì con la macchina. Sì, ho capito, ma lei... Ma non sarete il proprio posto che dice qui c'è una piazzetta, c'è qualche uno. Ho capito, ma vede, io voglio dire, io sono con una donna, giro per i fatti miei, sono a zonzo, faccio anche centinaia di nomi. A un certo punto questa donna mi dice fermiamoci lì. Lei si ferma lì. Poi ci ritorna, quanto tempo dopo ci è ritornato? Perché io non fuori, non so. Ma più o meno? 10 giorni, non so. 10 giorni. Come fa a dire era proprio il posto lì? C'aveva qualche cosa di particolare questo posto per riconoscerlo? No. No. Senta, a quell'epoca lei, quando era andato in giro con la Filippa, era andato a finire in questo posto, abitava con la Filippa? Io? Sì. No. No. Salvatore Indovino era in carcere o era libero? Io da lei ci sono rimasto quando era dentro questo Salvatore Indovino. Sì. Il tempo dell'81 là. Verso l'81, quindi lei... Vabbè. Io l'ho conosciuta dell'81. Certo, certo. In agosto, in San Casciano. E le era capitato altre volte di fare l'amore in macchina con la Filippa? Quei giorni lì. Parlando di altre volte precedentemente. No, di molte volte si faceva lì in casa, infatti niente. Mi pare anche a me, no? In macchina non è che si faccia tanto bene. Poi lei faceva la professione lì, in macchina non si fa bene, quindi lei era stata la prima volta. Poi io non ero mica tanto peso, ero più peso allora.
Forse. Sì, che perché non è che si faccia tanto bene. Ma questo sono perfettamente d'accordo con lei. Sì, lo so. Siamo uomini di mondo. Fatto, io non ho fatto il militare a Cuneo, ma insomma. Quindi, d'accordo, sono d'accordo. Voglio dire, era la prima volta che lei faceva l'amore in macchina con la Filippa, quella volta lì? A quel punto lì, sì. Sì? Sì, sì. Oh, ed era giorno o era sera? Sempre su, dopo mezzogiorno. Dopo, quindi era giorno? Sì. C'era la luce? Sì. E non c'era nessuna macchina? No, allora no. No. E rispetto al giorno che c'era, lei dice era andato lì con la Filippa, poi se fosse andato lì in un posto diverso, non lo so, lei dice era quello, vabbè. Che c'era andato con la Filippa, dopo quanto tempo ci tornò col Pucci, l'ha detto poco prima? 10 giorni ha detto. Ma sicuro non lo so, una settimana o di più. Non fa a dire. Ma più di un mese? Mettiamo una cosa meno, non so. Un po' meno di un mese. E cosa ci andrà a fare con Pucci? No, se uno si è detto a fragilità, dice c'è un posto così, che c'è una botteghina. È andata alla botteghina, siamo d'accordo. Sì, avevo... Ammettiamo che ci sia andato la Filippa, la botteghina, abbiamo fatto la botteghina, la casa di prosciutto, si mangia bene, si spende poco, lei ci torna, poi dopo Pucci. Ma lì invece, nel posto dove c'è la piazzola, che c'è andato a fare al Pucci? Andava a fare, noi si fece un giro così e poi appunto si trovò la macchina lì dentro. Non si è andato apposta per vedere se c'era la macchina o no. Senta, abbia pazienza, sa. Qui non siamo in un locale pubblico, uno va in una discoteca, qui siamo in una, si sta attraversando la strada, si cammina per una strada con l'automobile, a un certo punto c'è una piazzola, è giorno, anche quando c'è andato il Pucci era giorno, vero? Quando si arrivò era giorno. E a un certo punto si cammina e vi fermate lì alla piazzola a fare il e se arrivo lì... So, ma perché, ma per quale motivo vi siete fermati lì? Noi siamo andati lì, se la mia fosse la macchina prima. Vi eravate fermati prima a mangiare alla botteghina? Poi si fece un giro. No, le chiedo la domanda. Vi eravate fermati prima a mangiare alla botteghina? Sì. Poi, finito di mangiare, si fece il giro e si arrivò lì ai fiumi. Non mi ha detto sia perché si è andata apposta per vedere questa opera. Ma vi siete fermati per qualche ragione, no? Perché... Un momento, non è che sia stato proprio di fare guardoni per guardare che questi facevano la mano. La domanda successiva, volevo sapere se lei e Pucci facevate guardoni qualche volta. Ma proprio guardoni, della verità, no. Mai? Di andare vicino proprio per vedere, no? No. Lei con Pucci ci va spesso in giro in macchina, ci andava spesso in giro in macchina. E poi ci siamo smesso di andare insieme. Sì, ma per un po' di tempo ci andavate spesso in giro in macchina. Ci siamo andati per parecchi anni insieme. In quel breve tempo lì andavate spesso insieme? Sì, si andava a Firenze. Sì. A Firenze a trovare Gabriele Ribelli, eccetera, no? Sì, quando me l'ha fatto conoscere lui. All'Arlecchino. Ci sono andato anche un paio di volte. Ma io volevo sapere questo. Ma con Pucci le era mai capitato di fermarsi in un posto dove c'era una macchina, diciamo così, in mezzo alle frasche o vicino alle frasche? No. Non l'ha fatto e questa è stata la prima volta. In dove? Questa volta qui della piazzola di Vecchio. Onde ho spiegato come è andata?
mi ripeta che questa è stata... Siamo andati a lì, c'è la bottega, si mangiò il panino e poi si spostò un po' più in giù. Sì. E si arrivò a questa piazzetta, non è che si andava proprio precisi lì, sì, per vedere se c'era la volta. Allora, vi fermate lì così per fermarsi. Non ci state mia, tanto, un momento lì per vedere, poi ci hanno visto e allora ci siamo vabbè, no, lì. aspetti, un corra. No, io un corra. Comunque lei è sicuro che fosse la stessa piazzola in cui si era fermato con la Filippa? Che posto lì? Sì, sì o no? Sì. Però non è che si andava direttamente alla piazzola se invece c'era acqua. Comunque, io vorrei sapere come fa a essere così sicuro. Perché, insomma, da che cosa riconobbe il posto? Perché di spiazze, di campi, accanto alla strada, intorno a Vicchio e nelle campagne, intorno a Firenze ce n'è tanti. Va bene, lasciamo perdere. Poi lei, le contesto questo, l'incidente probatorio, pagina 55, dopo aver detto, però non si andò mica a vedere proprio preciso che facevano. Rispondendo alla domanda del pubblico ministero all'udienza del 27 novembre, ha detto, se si vede, se si guarda una coppia, io credo da una macchina non si vede, non lo so. Quello siamo scesi per forza. Da questa sua dichiarazione, lei fa il 27 novembre, sembrerebbe che voi in questa occasione foste scesi dalla macchina e vi foste avvicinati alla macchina di questa coppia. Questa... No, io ci sono avvicinato proprio alla macchina. Ha detto lei. Cioè, dice, se si vede, se si guarda una coppia, ha detto, io credo che da una macchina la non si vede. Non lo so. Quello siamo scesi per forza. Dalla macchina, un neo mi andava proprio vicino lì. Come fossi da qui alla televisione. Da qui alla televisione, si è fermato? No, da qui a questa televisione. Dalla stanza. E che c'è da fare vicino alla la macchina, intanto della coppia? Dove si trovava? Nella piazzola? La macchina era nella piazzola. Quindi distante dalla strada? Vicino alla strada, sì. Vicino, sarà vicino, distante, quanto? Perché la piazzola, non so se era più corta prima, non so come era. No, la piazzola è rimasta sempre la stessa, sa, perché le piazzole non è che si allungano, non sono mica elastici le piazzole, e sono piazzole, vero? Quindi sono rimaste sempre. Ma se l'hanno ripulita dopo, no, questo per forza. Io non lo so, io comunque, devo so dire, poi dopo non c'entra, io voglio sapere... Se questa macchina, a che distanza, quando voi vi siete fermati sulla strada, voi, asfaltata lei? Dalla parte opposta della strada. Dalla parte opposta addirittura? Sì, dalla parte... Vi siete fermati lì lei? C'è una piazzolina lì, benissimo. E poi siete scesi dalla macchina? Ma non siamo andati direttamente proprio alla macchina lì vicino. Siamo stati distanti 4-5 metri. A fare che? Per fare che? Noi si è guardato così e basta. Poi ci hanno visto, allora siamo andati lì e basta. Io non ho fatto altro. Che te volevo interrompere l'ora? Mi pare anche a me. Ma io vorrei capire perché si è avvicinata a questa macchina lei, però. Ecco. Non si può. Abbiamo bello spiegato. Non me l'ha spiegato. Guardi, non me l'ha spiegato proprio affatto. Comunque dentro la macchina vide c'erano due persone. Sì. Sì. Un uomo e una donna. Un uomo e una donna. E che stavano facendo questo uomo e questa donna? Si baciucchiavano, dicano si è visto noi. Sì. Poi se l'hanno fatto prima l'amore, questo... Quindi non stavano facendo l'amore, non erano spogliati. In quel momento ho visto si baciava, poi se l'hanno fatto prima, questo non lo so. Ma erano spogliati o no? Ma io li ho visto vestiti. Vestiti. Erano giovani? Come può dirlo se li hanno giovani? Vabbè, non lo può dire e noi dice non lo posso dire. Non perché come fa a giudicare? Vabbè, ha ragione. È rimasta a una certa distanza, questi si sono accorti e voi... E noi siamo andati via, siamo partiti, siamo andati via. Ma avvicinandovi voi, lei e Pucci, vi siete avvicinati normali come uno cammina normalmente oppure stando un po' preparati fra i cespugli? No, un po' non facete non bene, insomma un po' appena nascosti. Un po' nascosti? Ma non proprio nascosti di tutto. Ma insomma,
E ci hanno visto, ah. Che a quel punto è un suo partito subito, ma insomma... Comunque, quando lei e Pucci vi siete avvicinati a questa macchina, era ancora giorno o era notte? Quando siamo arrivati lì? No, quando vi siete avvicinati alla macchina. Alla macchina dei ragazzi, la Panda Celeste. Era giorno, era notte, era no, buio o c'era luce? Cominciava a fare la sera un po' in buio. In principio, non proprio buio direttamente. Pagina 55 del incidente probatorio, un testo che ha detto mi pare di giorno. Di giorno sì. Di giorno anche se arrivò, poi... No, di giorno anche vi siete avvicinati. Poi faceva un po' buio. Va bene, allora poi dopo lei dice di aver parlato di questa cosa a San Casciano con Vanni. Di che? Di questa coppia. Ne parlare vedo questo... Che? Detto ma io volevo sapere questo, cosa gli ha raccontato a Vanni a San Casciano? L'aver visto due ragazzi in una macchina? Sì. E basta. D'altra parte aveva visto altro di quello lei. Sì, avevo visto questa macchina, e basta. Io ho detto che avevo visto questa macchina, sì. E perché glielo raccontò a Vanni? Forse mi ha scappato detto sì, parlando. Scappato detto in che senso? Parlando. Ma scusi, precedentemente Vanni gli aveva detto guarda se tu vedi due ragazzi in macchina me lo dici, me lo racconti, gli aveva dato le indicazioni. Non stavo parlando di questo io, no? Eh? Non stavo parlando di questa macchina, ti avevo detto, no? C'era una macchina. Sì, sì, no, ma io volevo sapere se prima Vanni gli aveva chiesto di, siccome Vanni si sa che guida l'automobile, parte dorme. Se desse alto pare vale, non fa che dormire, continua a dormire, ma non si preoccupi di me. Volevo chiedere, Vanni gli aveva detto per caso prima, dice, guarda se ti capita di vedere delle coppiette raccontamelo, dimmi dove sono. No, ma aveva detto un discorso di che se tu vedi qualche macchina ferma a un posto e basta, non ha approfondito proprio di tutto. Ah no, ma c'ha una maniera di rispondere tante volte è ambigua, capisci? Lascia tutto per aria, non si capisce bene se una cosa è bianca o nera, è tutto sul grigio. No, è un discorso, no, non è un discorso, è tutta la prima volta che lo fa, tanto per cominciare glielo contesto formalmente. E poi non è chiaro, ma gli disse insomma insegnami le coppiette, sì o no? Sì. Oh, disse, sì, sì. E lei però poco fa quando io gliel'ho chiesto, perché lei mi ha detto che girava spesso col Vanni, era andato spesso col Vanni a pigliare in campagna dei contadini della roba a mangiare, sì. Io gli ho chiesto se durante queste gite vi eravate fermati a vedere le coppiette con Vanni. No. E lei ha risposto di no. No. Quindi Vanni dice insegnami le coppiette, però quando siete in giro insieme per le campagne non ci andate a vedere le coppiette. Non è un po' strano? Le sembra strana? No, io voglio dire. Se ho detto no, dire no. No, benissimo, no. Comunque senta, scusi, ma questo discorso sulla coppia vista a Vicchio, lei a Vanni gliel'ha fatto dopo l'omicidio di Giocoli, vero? Dopo l'omicidio di Giocoli e dopo l'omicidio di Baccaiano, erano già avvenuti questi due omicidi. Come? Sì. E che discorso aveva fatto io? Lei ha detto poco fa d'avere detto a Vanni di una coppietta vista a Vicchio, no? Sì. Oh, e lei questo discorso gli chiedo io, lo fa a Vanni
dopo che sono avvenuti gli omicidi di Baccaiano e di Giovoli, è vero? O prima? Ma il discorso non ho capito bene la parola. Oh, volete Dio. Allora, senti. Lei parla a Vanni di questo posto dove ci sarebbe questa macchina con la coppia. Sì. Oh, la domanda è questa. Questo discorso lei glielo fa prima o dopo? Aspetti, finisca, faccia venire. No, non è chiaro. Prima o dopo l'omicidio? Di aver Giovoli? Visto questa macchina? Sì. Prima? Prima è l'omicidio. No, lui dice l'omicidio di Giovoli. Di Giovoli? No, c'è l'omicidio di altro. Prima di Giovoli o di Baccaiano? Insomma, prima dell'82 e dell'83. Ma io non ci capisco, non capisco la parola. Ma insomma, non è difficile. Allora, glielo dico un altro. Questo discorso è visto questa coppia. Le ho riferito io, no? Sì, ma io voglio sapere, lei glielo riferisce prima o dopo gli omicidi, non quello di Vicchio, di Giovoli e di Baccaiano? Sempre prima. Ah, quindi... Allora, non capisco bene. Allora, senta, guardi, c'è un omicidio a Baccaiano che avvenne nel giugno dell'82. Ci siamo? Sì. Un omicidio a Giovoli che avviene nel settembre dell'83. Un omicidio a Vicchio che avviene nel luglio dell'84. D'accordo? Sì. Oh. Che questo discorso lei gliel'abbia fatto... Che abbiate fatto questo discorso, lei e Vanni, prima del delitto di Vicchio, su questo non ci piove, perché se no non si capirebbe assolutamente. Ma io capisco questo lì, poi non so. Io volevo sapere se era, l'aveva fatto questo discorso prima o dopo gli altri domicili, quelli precedenti. Sempre prima. Sempre prima. Boh. Io ho detto sempre prima. Sempre. So, se non mi sono spiegato bene. Ma io poi non so. Va bene, a me tutto. Allora, lei c'è stato prima l'82 lì a Vicchio con Pucci, quando c'è andato? Come l'82? Invece sì, il presidente ha fatto la domanda, gli avrei fatto immediatamente dopo io. Se lei dice, lei ha detto cose diverse prima fino a questo momento, sì. Ora sta dicendo una cosa diversa. Se lei dice che quando è andato quando è andato a Vicchio e ha visto questa coppietta e poi ne ha parlato con Vanni, dice sì, ho visto una coppietta, cioè, lei sta dicendo ora che questo avveniva prima dell'omicidio dell'82 e dell'83, quel di Baccaiano e di me lo riferiva sempre innanzi, prima. Ma innanzi all'omicidio di Vicchio o innanzi agli altri due omicidi? Ma sempre innanzi, sempre... Sempre innanzi. Innanzi a che giorno? Se erano già avvenuti gli omicidi di Baccaiano. Lo so questo, lo so. Quanto avvenuto tutto questo scorso? È di mezz'ora gli si sta chiedendo. Ce ne abbiamo. No, io capisco bene. Ma io so quelle che ha risposto anche alla mia domanda nelle scorse udienze, Damo, se no... Ora documentiamolo così, se no andiamo un po'. Va bene. Comunque voglio dire, facciamo il discorso che lei abbia risposto, facciamo finta che lei abbia risposto, Lotti abbia risposto, che questa cosa lei gliela disse dopo l'omicidio di Giovoli e di Baccaiano. Va bene? Sì, ora io le chiedo questo. Lei sa che Vanni ha questo vizietto, no? Ma lo sa perché sono due volte. Ogni tanto gli salta il ticchio a Vanni di andare con Pacciano a sparare alle coppie in macchina. Sì. Mi segue? Sì, la segue. È già successo prima altre due volte. A Baccaiano e a Giovoli, dove lei c'è stato trascinato a forza con le minacce e tutto il resto che le ha detto. E lei proprio a lui gli va a fare questo discorso della coppia di Vicchio. Per fare che gli fa questo discorso? O non l'ho spiegato, diciamo. No, l'ha spiegato, no, non l'ha spiegato. E questo lo deve spiegare.
nel parlare ho detto c'era una, questa coppia lì a Viggio. Così gli è scappato. Ne parlato, non ne parla, scappa un discorso così, che c'è una macchina, così, così. Ah. Come ho riferito voi? Vabbè. Poi le tornò sul posto, ha detto, insieme a Vanni. Vero? Sì. Una volta sola o più volte? Una volta sola. Di chi fu l'idea di tornare sul posto? Se mi sei andato nel posto, l'ho accompagnato. Voglio sapere chi è che propose di andare in quel posto. Se fu l'idea sua o fu l'idea di Vanni, o fu l'idea di Pietro Cacciati. No, di Vanni. Vanni. Quando lei ci è andato insieme a Vanni, era giorno, era sera, era buio, c'era la luce. Dopo mezzogiorno. C'era la luce o era buio? È sui buio la sera. Come? Sui buio la sera. Sui buio la sera. E quando partiste da San Casciano, l'idea era quella di andare a vedere se c'era quella coppia? Sì. Prima di fermarvi in quel posto, vi fermaste da qualche altra parte? No. Arrivaste dritti su questo posto? Sì, dritti. Si passa lì. Se arrivo lì. Sì, ma ho chiesto prima se eravate fermati da qualche altra parte. Ha detto di no, state dritti lì. Sì, si è detto su, piano piano, se arrivo nel posto. E ci trovaste... La stessa macchina Panda Celeste, sì. Vista oltre. Sì, è la stessa macchina ferma. Questo quando successe? Rispetto a quando c'eravate stati col Pucci, quanto tempo dopo lei ci andò col Vanni? Come fa a ricordarmi preciso il giorno? No, io preciso non glielo chiedo, voglio sapere grosso modo. Lei può cominciare a dirmi. Un giorno, diversi giorni, un giorno, tre giorni, dieci giorni, una settimana, un mese, due mesi. Insomma. Come fuori di una settimana se proprio... No, lei ma scelga, io guardi anche quante proposte le fa. Un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, due settimane, sì, un mese. Dopo quattro o cinque giorni. Dopo altri cinque giorni. Preciso. E dopo altri cinque giorni lei parte con Vanni da San Casciano, va diritto a Vicchio e ci trova la macchina lì. Una bella combinazione, Lotti. E lei pensa che ci sarebbe a rete noi a queste cose? Anche le sere prima l'aveva sempre trovato una combinazione, ma glielo contesto. Quale sere? Quando c'era andato un Pucci, c'era stato una volta un Pucci, vabbè, una settimana vabbè, prima. Vabbè. E poi almeno. È buio o ci si vede quando arrivate nei bagni? Cominciava a far buio la sera. Scendete di macchina, sì o no? Sì. Li vedete far l'amore, sì o no? Quando servivo noi, lo aveva fatto, vedeva per finire. Era macchina così, ho visto. Era così. Macchina così, quindi non faceva l'amore. No, il punto lì, quando servivo noi, no. Un mistero, su. Ora, no, tutta la mattinata. Non l'ho aperto bocca tutta la mattinata, me l'ha dato. L'esame è andato molto bene. Infatti mi meravigliavo. Infatti si deve meravigliare, perché le risposte le dà da sé, diverse da come gliela date l'imputato. Ah, eh? Se le tenga, l'imputato le dà in un certo modo, se non le danno bene non si colpa nemmeno a nessuno. Allora, lasciamo fare. Ho detto a farmi guardare questo dente e mi ha ripulito, ora sto un po' bene, però
mi dà un fiducia. Presidente, in 1:30 si può sospendere. Sì, si può sospendiamo un attimo, così si no, divide per... alle 2:30, un quarto alle 3. No, scusi un momento. Allora, sospende fino a un quarto alle 3. Grazie Presidente. Allora Lotti, siamo arrivati a parlare degli omicidi di Vicchio, si ricorda, sì. E in particolare di questo gita che fece lei insieme a Vanni arrivando a questa piazzola dove c'era la macchina di questi ragazzi. Le chiedo, quando lei arrivò lì in questa piazzola, era buio o ci si vedeva? No, ci si vedeva un po'. Sì. Siete scesi dalla macchina le Vanni oppure no? Sì, siamo scesi un momento, poi non siamo andati proprio vicino alla macchina. Ecco. Quindi non avete visto se facevano l'amore questi due ragazzi oppure no? Ma io ho visto che erano dentro la macchina, io non ho visto se facevano no, un momento lì no. Va bene, poi questi ragazzi si allontanarono da lì. Sì, e dopo aver visto noi fermi in quel momento, e mettiamo un moto e andiamo su verso i bar. Chi è che decise di dargli dietro a questi ragazzi? Ma, dargli dietro. Aspetti, di seguirli? No, lo chiedo, se decideste insieme, lei, Vanni, tutte e due, oppure uno dei due, che disse andiamo di dietro, oppure non lo disse nessuno. Che voi vi trovaste a andargli dietro perché era la vostra strada. Sì, partivano innanzi a noi e noi fece la strada e fece andare. Qui, ma voi questa strada dovevate fare naturalmente o per dargli dietro? No, per ritornare via bisogna fare quella strada lì. Ecco, quindi nessuno dei due disse andiamo di dietro? No. No. Poi voi vedeste questa macchina si fermava vicino a un bar. E che la ragazza entrava nel bar, vero? Sì. Lei restò in macchina e Vanni invece entrò nel bar anche lui. Ora volevo chiedergli questo, prima di entrare nel bar Vanni, glielo disse cosa intendeva fare? Che voleva parlare con quella ragazza? No? Dice voleva bere nel bar, poi si comincia a parlare. Va bene. E prima di scendere dalla macchina gli disse che quella ragazza l'aveva già conosciuta. L'ha fatta conoscere quell'altra, Piero? Questo non lo so. No, lasci perdere chi l'aveva fatta conoscere. Volevo sapere se Vanni disse, guarda, quella ragazza io la conosco. Lo disse. Sì o no? Ma per lì non sono sicuro se l'ha detto sì o no. Non lo sa. Beh...
pagina 59 del verbale incidente probatorio, su una domanda del pubblico ministero, il pubblico ministero le chiede, le disse che la conosceva questa ragazza? E lei dice, Lotti risponde, dice c'era stato qualche altra volta, poi non lo so con chi io, e segno che la conosceva bene, se no come faceva a parlare una donna che non la conosce? Quindi, non so, io ripeto, glielo disse, gli disse la conosceva o no? E ora preciso mi ricordava se mi abbia fatto questo discorso così. Però ora non se lo ricorda. Ma preciso no. Senta, ma prima di questo fatto qui, che riguarda appunto Vanni e va dentro a questa ragazza, visto che lo conosce da tanto tempo Vanni, perché ha detto 15, 20 anni, 25, le era mai capitato di vedere il Vanni che cercava di attaccare bottone a delle ragazze? Ma dove? Giovani, a San Casciano oppure da qualche altra parte? Ma questo non è un mio presente, se quello che dicevo, no, questo no, e voglio dire, insomma, a volte c'è questi vecchiotti, però si danno da fare, no? E lui era uno di questi. Ma questo, a dire la verità, non posso preciso. Non lo questo... sa. Cioè, comunque, a lei non gli è mai capitato di vederla attaccare a bottone con qualche ragazza. Era la prima volta. Lì per lì, a San Casciano, non credo l'abbia, però se non c'è quando non c'ero io, questo non lo posso dire precisamente. Vabbè, cioè lei non l'ha mai visto. Prima di questa volta lei attaccare il bottone a una ragazzina giovane non l'aveva mai vista. Vanni. È così? O la ragazzina no? Proprio? Comunque, no. 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 Quindi Vanni entra dentro e lei dice ci sta una decina di minuti. Poi esce tutto arrabbiato e tira fuori le frasi e la ninfoma, no? Sì, ha detto qualcosa alla ragazza che... No, no, lasciamo parlava... quello che gli aveva detto la ragazza, poi si vedrà dopo. Ma insomma, lui era tutto arrabbiato. Sì, a quel punto lì sì. Sì, lei ha ragione, se non tiene a risentirsi. Mi sentirei anche io se fossi in lei. Non so mia, io ho detto il Laos. Ma voglio dire, perché quella parola, e non voglio ripetere, proprio per rispetto del signor Rontini. Ma come mai disse una cosa di questo genere, Vanni? Lei se l'è chiesto, perché non aveva vista nemmeno fare l'amore. L'ha detto prima lei che... Se l'ha arrivato... fatto prima, questo come fa a dirlo preciso? Ah, non lo so dire perché. L'aveva fatto prima, questo... Io ho visto di una macchina, sì. Senta... In un interrogatorio precedente, uno dei primi che lei ha reso, il 6 marzo del 96, lei ha detto certe cose. Io le chiedo, lei nel 1979-80 andò a casa di Pacciani una volta? Sì, non ho detto niente, ci sono andato, sì. No, io sto parlando proprio del 1979-80. E in questa occasione lei ci è andato, o in una delle occasioni in cui lei ci è andato in questo periodo di tempo, il Pacciani gli propose di andare con lui a Vicchio a mangiare da un suo parente. Sì, questo discorso me l'ha fatto. Però io non ci sono andato. E lei non ci è andato, va bene. Ora, volevo chiedergli questo. Vanni le aveva fatto... delle domande sulla coppia aveva visto a Vicchio e che tipo di domande gli aveva fatto? Come domande? Sì. Lei, dianzi, rispondendo alla domanda mia, ha detto, come aveva detto altre volte, ha detto io, così mi scappò di parlare di questa coppia di Vicchio, va bene? Sì. Parlando del più e del meno, mi scappò, vabbè, gli ho detto, ma come lei si ricorda, insomma. Una cosa imprudente da parte sua, direi. Comunque, in seguito a questa sua imprudenza, l'avevi accennata a questa coppia di Vicchio, che poi era una
a sentire lei sarebbe stata la prima volta che parlava di una coppia. Ivan gli fece delle domande su questa coppia e se gliele fece queste domande, cosa gli chiese? Queste domande, che c'è queste due persone in questa macchina, basta. C'è bisogno di fare le domande, gli ha detto c'è due persone in una macchina, a vicchio, guardi vicchio. No, io dissi che aveva visto una macchina lì ferma, poi le domande di Vanni, Vanni gli ha fatto le domande, sì o no? Sì, qualche domanda, qualche discorso. E che domande gli ha fatto? Sì, lui andava a vedere la Opel per guardare se c'era questa macchina o no. Non c'è mai stato. Ma volevo sapere che domande gli ha fatto. Ho già spiegato ora che domande gli ha fatto. Tanto devo ripetere una cosa. Ma non so io. Adesso un metodo preciso che mi ha detto. Come fa? Arrivo a me per bene le cose. Vediamo. Lei ha detto, ha capito, vidi che si dicevano, lei dice così, guardi, a proposito di queste domande le sto dicendo. Ad un certo punto ricordo che vidi passare in piazza il Pacciani con la sua Ford Fiesta, con accanto il Vanni. Vidi che si dirigevano verso Firenze e mi sospettii per tutte le domande che nei giorni precedenti il Vanni mi aveva fatto in merito alla coppia vista a Vicchia. A leggere questo verbale, che è del 6 marzo del 1996, sembrerebbe che Vanni gli avesse fatto un sacco di domande su questa opera. E io voglio sapere che tipo di domande gli aveva fatto. Ma io non mi ricordo preciso quello che mi aveva detto. Un secondo. No. Ma il giorno prima degli omicidi, il giorno prima, Pacciani e Vanni si incontrarono con lei? No, si incontrò il giorno dove doveva andare là, il giorno stesso. Però avevano accennato la serata dove andare là. Allora le contesto. Si incontravano lo stesso giorno, mi avevano accennato la sera in Nazi. Sì, la sera a Nazi. Cosa aveva accennato? Che doveva andare in questo posto, doveva andarci anche io. Ah. Quindi però vede lei a pagina 61 in centro probatorio e anche a pagina 64 insomma nel corso dell'incidente probatorio lei ha visto fatto che vi eravate visti tutti e tre il giorno prima, non l'ha mica detto. Come il giorno prima? La sera. Ma aveva accennato ad andare in questo posto. Ma io le contesto che lei nel corso di incidente probatorio e negli altri verbali non l'aveva detto questa cosa. Come mai non l'aveva detto? Come? Che vi eravate visti? E che avevate parlato da andare il giorno dopo a Vicchia. Se ne avevamo parlato il giorno innanzi, da andare a questo posto lì. Ma l'aveva parlato presente lei o senza di lei? No, mi aveva accennato loro. Dove vi eravate incontrati? A San Casciano. Sempre in la piazza? Due persone in quella piazza lì. Il bar, fuori di bar? Ma che ho detto la piazza? Che c'è che vedere il bar o la piazza? Se dico la piazza. No, se ti dire il bar è nella piazza, se eravate dentro il bar, perché se sei sempre a parlare fuori per la strada, abbia pazienza.
delle cose che uno le fa nei bar, non credo questa parte. Ok. Però il 6 marzo, quando è stato interrogato, lei questa cosa proprio non la disse, anzi la escluse. E perché non la disse? Perché allora ero nel momento in cui mi riusciva, ero rimasto un po' bloccato, non mi riusciva a parlare. No, no. A leggere questo io male, spero, sì, sembrerebbe proprio, senta come comincia, per dire, guardi, per la precisione ciò che ho visto, per come lo... La cosa proprio non la disse, anzi la escluse. E perché non la disse? Perché allora ero nel momento in cui mi riusciva, ero rimasto un po' bloccato, non mi riusciva a parlare. No, no. A leggere questo male, spero, sì, sembrerebbe proprio, senta come comincia, per dire, guardi, per la precisione ciò che ho visto, per come lo ricordo io, dato la paura che ebbe al momento e la tensione che ho avuto dentro di me in tutti questi anni, si può dividere in tre momenti. Sta parlando di Scopeti. Nel primo momento successe questo. Non ricordo se uno dei due, io o Fernando Pucci, avevamo bisogno di fare un po' d'acqua e quindi ci fermammo con la macchina. E giù va avanti con questo tomo, poi... Sembra piuttosto spedito. Faccia presente che nei vari interrogatori è andato indietro. Con gli omicidi vedrà. Come? Perché prima parlò dell'85. No, ma io stavo dicendo... No, lui dice aveva delle difficoltà a parlare. O non spiegava ancora. Io, sì, ma invece a leggere sembra proprio di no. Ha spiegato uno e basta. In questo. No, ha parlato anche di Vicchio il 6 maggio. Fatti nel 1984, questo è 6 marzo, pubblico ministero. 1984 sono andati nel seguente modo. La sera dell'omicidio mi trovavo nel piazzone San Casciano da solo con la mia macchina Fiat 128 Sport, non sapevo che fare, avevo una mezza idea di andare a Firenze. Ad un certo punto ricordo che vidi passare in piazza il Pacciani con la sua Ford Fiesta e con accanto il Vanni. Vidi che si dirigevano verso Firenze e mi sospettii per tutte le domande che nei giorni precedenti il Vanni mi aveva fatto in merito alla coppia vista a Vicchio, eccetera, eccetera. Vabbè, si vede magari per un momento. Come dice Avvocato Bertini, anche di questo verbale del 6 marzo che ci andò a insaputo del Vanni e Pacciani, cosa che poi dopo ha confessato di essere andato in modo diverso. Quindi ancora la sua confessione, se così posso chiamare, non è ancora maturata il 6 marzo. No, Tant'è che l'ha fatto. Dagli altri risulta così. Spiegato qui da se ci andava da solo. Sì, ma qui si stava parlando, se ne avevamo parlato la sera prima, non so se è presente. Va bene, domanda avvocato, no? Sì, no, ma sto rispondendo al collega difensore di no. Sì, sono difensore di... Mi parrebbe. Sì, così è, ma dagli atti in base anche... Va bene. Alle nomi... Mi parrebbe proprio. Sfogato, vieni, da stamani, no. Non doveva dire, l'ha detto. No, figuriamo. Figuriamoci, sfogato, no, intanto, sfogare, sante cose dovrei dire, così ci siamo levati su questo argomento, su questo terzo difensore che Lotti ne ha cambiati tre durante il corso. Vabbè, ognuno fa il ruolo difensore, certamente gli altri due se sono andati, no, ma questo senza niente. Posso comprendere che ci sono delle questioni riguardo al modo di gestire il processo o altre questioni inerenti a questo fatto, ma il fatto che si attacchi una persona, un collega solo per essere un difensore, l'ottimo lo accetto. No, senta, allora se vuole se ne parla un po' meglio. No, mi sembra che faccia l'esame e basta, perché non si sta qui a fare sfide come Ezio Chiaramosca. Vediamo. Va bene. Su. Riprendiamo l'esame tranquillamente come è andato fino ad ora. Va bene, presidente. Non è il caso proprio di... Ha ragione lei. Volevo sapere, Pacciani e Vanni con la loro macchina entrarono nella piazzola? Ma mi dica il posto, quale hai? Che? Ci sta sempre parlando là di Vicchio, dove c'è quella piazza. Se mi dice preciso, allora rispondo. Ma no, siamo a parlare di Vicchio. Non capisco nemmeno io. No. Non so. No, ma qua... Lotti. Di preciso, perché sennò... Lotti.
poi quando, mi papino anch'io e sono. Ma lei fa benissimo che... quando una cosa, lei una domanda le faccio, lei per sì. qualche ragione non la capisce o non so niente. No, ma se lei la dice... bene, no, lei fa bene a far così, a intervenire e dire mi spiega, guarda, va bene. Mi spiega il punto se è quello di Vicchio. Allora, glielo dico, si sta parlando dell'omicidio di Vicchio e la piazzola è quella di Vicchio. E la domanda è se Pacciani e Vanni entrarono in questa piazzola. Erano entrate nella piazzola. Entrano nella piazzola. Ma lei invece rimase sulla strada? Io la macchina non messa dentro, l'ho messa sulla strada, andando, venendo giù dalla parte più sopra la piazzola. L'ha lasciata sulla strada. Sempre la strada che va giù. Benissimo. Quando lei parla di strada asfaltata. No, io parlo la strada che va lì alla piazzola, l'estrada. Ah. Quindi un pezzo credo si distrae, non so quanto è la lunghezza, ma la lunghezza non posso dire perché. Ma comunque non so. Lasci fare, è una stradetta che partendo dalla strada. Un pezzo dalla bottega, aspetta, mi spiego meglio. Dalla bottega, dalla botteghina c'è il ponte, forse scende giù. Grazie. No, ma rispetto a dove lascia la. È preciso, non so, saranno 10 metri o meno. Questo 10 metri. Diciamo 10 metri, va bene. Le chiedo. Era buio, intanto spegnete i fari, lei li spegne i fari. Ma io li spense i fari. E poi la macchina di Pacciani e Vanni la spense i fari. Erano spenti, erano spenti i fari. Vai, benissimo. Quindi era buio. Dopo cena, non so, sa che se li arrestare, è buio proprio. Buio. No, voglio dire, c'era la luna, non c'era la luna. Ma questo, della verità, non c'ho qua da. Non c'è qua. Comunque, glielo dico io, la luna non c'è. Era buio questo. Volevo chiedere una cosa, all'epoca lei lavorava alla Draga. Guardi, ci rifletta bene perché sembrava una domanda inutile, ma invece importante. Io sono lavoravo fino all'88, la scherma Roberto. Ah, quindi lei all'84 lavorava alla Draga. Io lavoravo, sennò come faceva a mangiare? Bravo, bravo Lotti, sono d'accordo con lei. Mantenermi la macchina, perché la macchina che comincia a consumare. Quindi lei lavorava alla Draga accanto a quel compressore che ci ha detto che la mandava a casa la sera con la testa tutta. Sì, stavo in cosa con la mea tutti i giorni fino alle 5 e mezzo, non vorrei facevo. Anche il giorno lì? Poi per pigliare che? No, voglio dire, lo so, Lotti, ho capito. E si guadagna la porta. No, non ho il suo problema, l'ho presente. Beh, ce ne ha parlato prima, vabbè. Dicevo una cosa, anche quel giorno lì aveva lavorato la Draga. Come? Quel giorno, prima di andare a loro, andava a lavorare lei quel giorno. E per forza? Per forza. Allora, smetteva alle 5 la sera. E lei sentì lamenti della donna. Come? Non era domenica. Di domenica, se di domenica o di sabato, che fatto? Hai fatto di là? Fatto di lì. Vabbè. Il giorno. Sentì la mente la donna o no? Ah, quando la tirano fuori dalla macchina? Sì, la mente, non proprio qui, la mente così normale. Normale. Quando l'hanno spostata e se non l'era già ferita, allora ha fatto un lamento così. Uno più? Ma io ho sentito uno. A che distanza era lei? Distanza di quello, lei sarebbe sempre alle distanze di quello. Sì, la distanza ha detto 10 metri. E proprio lui non ero spostato quasi, non proprio all'altra, un po' più dentro. Però ora la trascina verso il campo si chiede un po' di distanza. Saprei quanti metri sarebbe. Ma era un lamento come di una che piange? Come era fatto questo lamento? Lamento, come fa a giudicarle? Lamento che... Poteva essere, per esempio, che devo dire un grugnito di sforzo di quello che la stava tirando? Si trattava così, non so. Non posso giudicarlo preciso. Però lei, quando è stato interrogato precedentemente, ha detto che questa ragazza strillava. Come mai disse? No, io non ho detto strillava, ho detto un lamento, non ho detto strillava. No, all'inizio disse strillava. E siamo spesso
può venire. Si è espresso male. Io ho sempre detto questo. No, sempre. Allora, posso dire che le ha detto strillato. Questo sì. Vorreste subito, se lo legge. Sì, sì, insomma, però all'inizio disse strillato. No, ma se, parole, subito dopo. No, se subito dice, dopo, no. Dissite su questo discorso, io ho detto un lamento, non ho detto un grido proprio. Ah. Forse me l'ho espresso male io. Espresso male, va bene. Al fiume a lavarsi le mani e il coltello. Sì. Ci andarono tutti e due, Pacciani e Vanni, o ci andò uno solo? Tutti e due. Però io ero vicino alla macchina e ho visto andare verso il fiume. Le contesto che lei, a pagina 63 del verbale incidente probatorio, ha detto: poi uno va dove c'è il fiume a lavare il coso, col tetto. Io ho detto tutti e due, non ho detto uno solo. Ma no, sto leggendo, scusi. Poi questo è anche registrato. No, non so. Io, io sto leggendo. Adesso mi si è espresso che avevo visto uno. Ma, avevo chi visto è che andò a lavare? Come ho visto anche. Chi è che andò a lavare? E lei risponde, ci andette il Vanni. Ci può la fare. Invece io ho visto tutti e due. Ma è là perché disse così. E quanto è di questo? Di quando è di è abbastanza recente. È del giorno 19. Dunque, 19 febbraio 97 deve stare. Forse bisogna espresso male io. Spesso proprio male, sì. A pagina 63, avvocato Curandai, siamo 1, 2, 3, 4, 5, dal quintultimo rigo in su. Vidi che andava, singolare, verso il fiume e basta. Ci andarono tutti e due. Dice, vabbè. Poi lei, l'11 marzo del 93, ha detto che Pacciani fermò la macchina di traverso davanti alla panna. Il 93? Che 93? Scusi, abbiamo il 96. Oh, notti. E posso sbagliare anche io a che volta. No, io non me ne perdono ora. Ma io non se mi ha detto sì, anche io lei sa dove no, ma scusi, ma io non mi ha detto. Ma io ho detto la tavola di 96. Si può sbagliare tutto. 93 lei era tranquilla, sa che c'erano teste grane, non ce l'aveva, si figuri. No, in che c'entra? No, ma io ho capito il 96, allora mi sono preso io. No, si può sbagliare tutto, non mi ha detto. Sembra lei no. Questo è una cosa non mi ha detto. Infatti la persona più attenta è lui. Allora, 11 marzo del 96, fermò la macchina di traverso davanti alla panna, in modo da bloccare l'autista, ha detto così. Sì. A che distanza era questo? Questo è proprio vicino, sta un mezzo metro. Mezzo metro. Un metro massimo, no, posso giudicare preciso. Mezzo metro. E come le ferma la macchina? No, se può bloccare, cioè. No. Spense fare, naturalmente, questo ce l'ha già detto prima, e lei vide se qualcuno di questi e scendono di macchina, tutte e due. Dice anche, insomma, l'uno e l'altro discesa, l'altro certo, se no poteva fare così. No, sì, ma io le chiedo, uno dei due aveva anche luce. Luce? Sì, una luce portatile, una torcia elettrica. Ora mi fuori, dammi invece. No, se gli aveva una luce, no, sono un po' difficile. No, non è tanto difficile, perché senta, lei è lì al buio, i fari sono spenti, e se lei vede una luce, e la vede, e c'è. Su questo non c'è problema, no, o la vede o non la vede, ce l'ho vista, non l'ho vista, oppure o mi ricordo preciso se c'era o no, non posso provare, non posso, insomma, guardi, non so,
D'altra parte lei una mafarla con i russi, questo è sicuro, questo lei di russi una mafarla, ora dice fare no, spenti, non c'è verso. Lei però vide la persona dentro la macchina si alza. È vero? Le domando allora. Si alza da sedere? Sì. Ma questo non so preciso se si alza o no, non posso dire. L'ha detto lei l'11 marzo del 96, quindi glielo contesto. E d'altra parte, per dire la verità a Lotti, con quei lumi di luna, con quei fatti era successo a Firenze, due ragazzi che stanno in macchina e che vedono un'altra macchina che si ferma a, diciamo, un metro di distanza a bloccargli la strada, qualche cosa devono fare, quindi ci fanno. Lei ora non se lo ricorda, ma insomma, lei ha detto che questo alcuno si alza. È il ragazzo o la ragazza che ti domanda, anche non so, non se lo ricorda, immagino. Preciso, mi ricordo se ti aveva qualche luce. No, non della luce, se si alzò qualcuno di loro. Ma non mi ricordo il preciso. Non so io. Poi però lei dice che Pacciani tornò verso la macchina. Quindi, se ho capito bene, Pacciani si avvicinò prima alla macchina e poi tornò indietro alla macchina dei ragazzi, Pacciani si avvicinò, e poi tornò indietro per andare alla sua, è così? Alla mia? Alla macchina sua di Pacciani. Ah. Fece sto, vai e vieni. Ma questo le ho... E l'ha detto lei? Da se l'abbia detto, ma ora è meglio da farci. L'ha detto. I Pacciani, la macchina, la fermò di traverso, non consentendo quindi di entrare via di fuga. A questo punto vidi che una persona dentro la macchina si è alzata per guardare, perché aveva sentito e poi visto la macchina del Pacciani. Vidi poi che il Pacciani, che nel frattempo si era avvicinato a piedi alla Panda, sente, velocemente è tornato alla propria auto. Ma non posso proprio aver preciso. Se sei alzato. Nemmeno ora glielo ho letto, si ricorda aver visto questo. No. No. A fare che sarebbe tornato alla macchina, Pacciani? Alla sua? Ma come fa a dirlo? Se non mi ricordo preciso. E allora glielo dico io, perché l'ha detto lei, l'11 marzo. Ha preso la pistola. Quindi Pacciani torna alla macchina e prende la pistola. Vuol dire che non ce l'aveva prima, no? Insomma, allora glielo domando ora, cerchi di visualizzare la scena se l'ha vista, eh? Se l'ha vista. Pacciani, quando esce dalla macchina, c'ha la pistola a mano oppure no? No, quando scende la macchina non ce l'aveva. Non ce l'aveva. Non ce l'aveva. Allora dovete tornare per forza a pigliarla dopo. Ma è preciso ora, non so. Ah, quello che ha detto lei? Sì, lo so. E dove stava questa pistola? L'aveva avuta in macchina. In macchina dove? In che punto della sua macchina? Se l'aveva fatta la guida o di là. Non lo può sapere. Però lei oggi non lo può sapere. Però invece l'11 marzo lo sapeva. Perché lei ha detto, in questo verbale interrogatorio dell'11 marzo del 96, ha detto... Ha preso la pistola dalla parte destra sotto il sedile, senta come è preciso, dalla parte destra sotto il sedile e subito dopo ha raggiunto di corsa la Panda. Ma questo è di marzo 96? Sì. Cosa si è detto a quell'ora? Ora è preciso, mi ricordo bene. Ma ora io le chiedo questo, e durante questo va e vieni di Pacciani per pigliare la pistola, eccetera, questa macchina bloccata così, questo ragazzo si è già alzato, qualcuno di questi ragazzi cerca di uscire dalla macchina, apri lo sportello. Ma non ce la fanno a sortire. Non ce la fanno perché? Perché c'è la macchina davanti. No, la macchina è davanti, non di fianco. E lo sposta sulla parte del davanti. Ha detto lei, davanti, si è fermata davanti la macchina. Però non ce l'hanno fatta a sortire. No, voglio sapere se hanno tentato, se hanno aperto lo sportello, almeno.
questo non sono sicuro di aver visto bene. Poi non sapete, Mario intanto sa fare il bagno. Eh? Mentre Pacciani è andato a pigliare la pistola e poi è tornato alla panda e si è messo a sparare. Vanni cosa fa? No, gli era ferma la macchina. No. Il 10 marzo lei ha detto, quindi Mario, che vidi tirar fuori dalla macchina del Pacciani uno spolverino. Lo spolverino l'aveva, sì. È un po' una rogna per lei. Insomma, questo qui tira fuori la, perciò uno spolverino di quelli che si mettono gli operai per non sporcarsi e che durante il viaggio non aveva addosso, lo indossò. Sì, lo indossò dopo. Sì, sì, lo indossò, cioè, dopo averlo tirato fuori alla macchina. E dove lo tirava fuori? So. Ma che lo so io? Io ti vedo dalla macchina, e ti devo dire. Se vuol dire così, dia pure così. Però abbia pazienza, sa, ci sono delle cose che proprio al lume di naso danno fastidio, è senso comune, perché una situazione di questo genere uno le spara, la gente sta lì, uno va lì a pigliare, solo deve essere messo prima, perlomeno, scusa, no, invece no, se l'è pigliato, l'ha pigliato proprio in quel momento, mettersela addosso lì, in quel momento, lo spolverino di quelli che usa gli operai per non sporcarsi, no, non le sembra un pochino. Se fai di un po' poi, strana sta cosa, è strana, io ho visto così. Poi, E poi senta, cosa disse l'11 marzo a proposito dei lamenti, vero? Tirò fuori dalla macchina la ragazza che era ancora viva perché strillava e la trascinò sul prato chinando su di essa, eccetera. E poi va avanti, a quel punto ebbe paura, dopo il fatto sentì che Pacciani diceva che Mario c'era Pacciani, eccetera, quindi prima di andare via, eccetera, eccetera, qui si va fino in fondo e lei non parla mai di lamenti, dice strillava e ha detto strillava, quindi anche quel collega che è saltato fuori il lamento, per piacere, si rilega verbale. Ma io sto parlando di questo incidentino qui, che non è probatorio, ma comunque è un verbale. E sono dichiarazioni rese l'11 marzo del 1996 dal signor Locco. Pubblico ministero, gridava o si lamentava? Sì, avvocato, sappiamo benissimo. Sì, ma questo si sapeva. Forse mi sono espresso male io quei giorni. Ma no, non so. Sei espresso male. Io ho detto lamento, non ho detto gridare proprio. Come, che doveva essere ancora viva, ha detto, capisce anche, precisando, capito, che doveva essere ancora viva. Ma io ho visto così, ho sommia se era viva o se era... Ma cosa ha visto? No, se è un po' diverso. Prima di mettersi lo spolverino, Vanni guardò nella macchina dei ragazzi. No. Andrò diritto a mettersi lo spolverino. È sicuro? Sì, sono sicuro. E se Pacciani non l'avesse presi, questi ragazzi fossero rimasti sempre vivi e la ragazza a tirar fuori non ci fosse stata, cosa andava a fare a prendersi lo spolverino il Vanni? Ma se ho detto di avere la spolverina addosso, perché non capisco. Eh? C'era per la posta dello spolverino. Ha detto che lo spolverino ce l'aveva per la posta, che ce l'aveva quando faceva il procaccio. Quando faceva il procaccio? Per le pulizie. Per le pulizie. Faccio il traduttore. Io ve lo racconto il dottor, ne vero nulla, signor Presidente. E sono tutte bugie. Io sono innocentissimo, pulitissimo. Non ho fatto del male a nessuno. Questo lo so. Grazie Presidente, ringrazio. Poi lei sempre a verbale
sempre in questo verbale l'11 marzo del 96, lei riferisce un discorso che dopo gli spari, quanti spari a proposito? Come può saperlo, quanti spari c'è stato? Come può saperlo, c'è da lei, sì o no? Sì. Allora, è stato diverso, non so. Diversi, 1, 2, 3, 4, 5, più di 5, più di 6, meno di 6, meno... quanti? 4 o 5 l'hanno sentito, non me, su me sta a contare. Ecco. Però lei sente la ragazza lamenti, che si lamenta la ragazza e sente anche spari. Tirato strano, cioè. Vabbè, comunque, però lei sentì qualche cosa e diceva Vanni a Pacciani, lo sentì questo discorso? Ma io non mi ricordo questo discorso. Sto parlando proprio dei momenti successivi. Sì, lo so. Allora glielo contesto che lei l'ha detto l'11 marzo. Dopo il fatto sentì che Mario diceva a Pacciani, ma quell'altro che dirà adesso? Dopo parla. E Pacciani rispose qualcosa. Ho detto un miliardo per cinque. E Pacciani, va bene, è un testo. E lei dice, Pacciani rispondeva, no, non dice nulla perché ora c'è anche lui insieme a noi, sicché non può dire nulla, se no si ammazza anche lui. Ora se lo ricorda questo discorso? L'hanno fatto o non l'hanno fatto? L'ho sentito, ma non mi ricordo preciso se l'hanno fatto o no. Non so. Però volevo chiedere una cosa. Poi lei vede il Vanni, diciamo così, che si china su questa ragazza e usa questo coltello. È vero? Come ho visto io. Sì. E mentre fa questo, c'ha una luce di qualche genere. Vanni. Ma io non ho visto luce. Lei è una. E il coltello l'ha visto stavolta? Eh? Il coltello l'ha visto? Anche se di buio si vede un coltello. No, anche se di buio, no, lui è, non vedo se anche se, no, lo sa se l'ha visto. L'ho visto, sì. Che lei ha il solito coltellaccio da cucina? Io ho visto un coltello abbastanza grande. Però luci no. Ma io luci non ho visto. Non mi ricordo preciso se la c'era o no, questo... No, sì. E dopo cosa vede? Come dopo? Dopo, allora, guarda, ora le riepilogo le fasi. Sì. Arrivate con le macchine, Pacciano e Vanni mettono la macchina contro quella dei ragazzi. Sì. Scendono di macchina. Pacciani va a pigliare la pistola, torna alla pistola, spara. Dopodiché c'è Vanni che tira fuori questa ragazza dalla macchina. Bene. Sì. A proposito, vede per caso che si appoggiò in qualche modo allo sportello mentre tirava fuori la ragazza? Ma io ho visto per prendere le braccia cosa andava fuori. Ma prima aprì lo sportello? No? Ma lo sportello l'ha aperto, se no mi fa a portarla fuori. Ma vede se si era appoggiato allo sportello. Prima la prima. Come fa a tirare fuori se non aveva lo sportello? Non no, so. Ma gli ho chiesto se lo vide appoggiarsi allo sportello in qualche modo. Come? In qualche parte del corpo. Appoggiarsi. Sì. Ma io ho visto, piano piano l'ha portata fuori, basta. Ah. Comunque. E allora, quindi c'è questo qua, la porta è sta ragazza, lamenti, poi vede, poi Vanni si mette lo spolverino, poi lo spolverino, anzi se l'è messo prima, vero? Se l'è messo prima lo spolverino. No, mette di arrivo, dopo un po' io vedo mettere questa volta. E poi Vanni va con questo coltello e dopo fecero qualche cosa. E dopo io mi allontanai verso la macchina. L'hai visto tutto quell'affare così? Non nascosero qualche cosa a qualche parte? Sì, vedi, nasconde qualcosa. Dentro un cespuglio lì, c'è il cespuglio lì vicino. Però non ho visto che l'era. Cosa non sa?
No, una specie di un involto. Ma non è che confonde omicidio, parla di vicchio, No, sì, no, sì, sì. L'ha sempre detto, Presidente. Vicchio, se non sì, vicchio, se non vicchio. È come lo stesso tipo di racconto che fa Pescatore. Sì, sì, infatti. E vedo uno di due, non so se ti era Pedro o Mario, ma è preciso che non mi ricordo di due. Insomma, uno di due mette questa roba lì, qui, se ci hanno messo qualcosa, poi non so perché. Che c'era una specie di fossetto? Un cosino, come un vuoto lì. Sì, come un vuoto. Poi se ci hanno messo della roba lì, poi dopo io mi sono allontanato, non ho visto per insomma, bene. No, lei l'ha dichiarato, ha detto di aver visto il Mario l'11 marzo del 96, no, aver visto qualcuno dei due, non so se Mario o un altro, mettere delle un qualche cosa in questo fossetto, si chinarono, lei dice. Anzi, Facciano e Vanni, tutti e due. Tutti e due. Ma io no, detto, uno, ho detto Facciano uno e Vanni furono tutti e due a fare questo lavoro. Però io ho visto uno o quell'altro, ora non mi ricordo che c'era. Ma non tutti e due. Ma uno dei due. No, qui lei ha detto, vabbè. Tutti e due? Le ho testo e disse tutti e due. Quindi che Pacciano e Vanno si chinarono a qualche metro di distanza alla Panda, andando verso la macchia, e vidi che nascossero qualcosa in quel posto. Ritengo che abbiano nascosto in quel posto quelle parti asportate alla donna. Ricordo che vi era un fossetto. Un fossetto? Proprio un fossetto non era. Era un buco. Come quando ho visto... Era una buca, non era un fossetto o serio. Ma non era proprio una buca. C'era un coso lì, delle frasche, non pareva proprio una buca, insomma. Ma ci gettarono della terra sopra oppure no? Ma io non ero più vicino lì, ero alla strada, sicché non vedevo bene. Però lei l'ha detto, guardi, Sempre contestando questo verbale interrogatorio dell'11 marzo del 96, lei ha detto e i due gettarono sopra della terra per coprire quanto vi avevano nascosto. Gettarono sì, della terra. Dentro, non gettarono mia, sì. Non lo so, sapevo. Ma io le chiedo, lasci perdere come, la gettarono la terra o no? Qualcosa gli hanno messo, o delle come frasche. Daranno? O delle frasche della terra, che ne so io. Cioè, ho detto, ho frasche e un po' di terra che c'era lì, vicino. Guardi, lei si sbaglia, delle frasche o dell'erba ne ha parlato dopo per un'altra storia. Qui, in questo caso, buttarono della terra oppure no? Ma lì, se non c'è nulla, che ci mettano? L'ho imbottato lì, non so. Se c'è delle frasche o della terra. Senta una cosa, Lotti, ora, guardi, glielo chiedo proprio per piacere, di rispondere per bene. Di questa storia, di questa buca, che lei avrebbe, in cui qualcuno avrebbe messo qualcosa e lei ha pensato fosse... Ci hanno messo delle frasche sopra? No, lei ha parlato di terra, comunque lasciamo perdere terra, frasche, o buca, o fossetto, quello che vuole, lasciamo perdere questa cosa. Io gli chiedo, guardi, ma cerchi di rispondere con sincerità, è anche l'interesse suo. Gliel'ha detto qualcuno sta storia di sta buca? Ma chi me l'ha detta io? Un giornalista, giornalista per esempio. No, a me non mi ha detto nulla. Un giornalista della RAI mi ha parlato di questa cosa, sì. Ma di chi? Ma chi giornalista? Della buca. No, non rispondo più a questo punto. Sulle cose che non capisco. Non so una domanda. Allora, ma dice un giornalista, e che c'ho che vedere io giornalista? Come che c'ha che vedere? Io c'ho che lei è stato intervistato da un giornalista della RAI, si è visto anche in televisione voi. Tutti si è visto. Quale giornalista? Un giornalista della RAI. Il giornalista Giovanni Spinoso l'ha intervistato, sì o no? Ma dove? A casa sua. Lei era in pigiama, ben pigiamone a righe. E con questo che mi ha detto di questo? Mi voglio chiedere se per caso gli ha parlato di queste buche, questo giornalista. No. Vabbè. Ci piacerebbe sapere da cosa risulta. Ma io penso lì, di avere la macchina, così come gli hanno fatto a fare la fotografia, non capisco questo discorso. Quale fotografia? Ma l'ho ripreso, tu verrai in pigiama, tu verrai che cosa dice che vuoi. No, che gli come se diano la macchina così? Ma non lo so. Come fanno a riprendere una persona se non la mette a pigiama? Ma guardi, glielo posso garantire, il giorno... No, perché lei, detto, probabilmente lo sapeva. Il giorno che lei si chiamava ancora Beta, si chiamava, si sapeva nemmeno chi era lei.
Chi? Lei aveva il soprannome Beta a quell'epoca. No, questo la sbaglia. No, non mi sbaglio. Non ne può te la ridere, perché non è vero. Per dire, Lotti, aspetta un momento. Lotti, per piacere. Senti, può per dire che all'epoca lei era talmente nascosto, era così misterioso. Ma come nascosto? Io non mi sono mai nascosto da nessuno. Lasci parlare. Che persino ai giudici gli arrivò dei verbali in cui invece di dire Giancarlo Lotti ha detto, c'era scritto Beta ha detto. Ha capito? Nome, e nonostante questo lei era anche. Ma io i soprannomi me l'hanno messi tanti, ma questo nome non mi ricordo. L'ha messo da lei. Non so. Oh Lotti, non ci sa capire. Ma Beta chi vorrebbe dire questo nome? Non capisco io. Come l'alfabeto greco. E l'alfabeto greco. Alfabeto greco. C'è l'alfa, poi Beta. 1, 2, 3, A, B, C, D. E va almeno. Che l'alfabeto greco. Gliel'aveste detto però pensavo a me l'avete già detto è lasciato il compito a te l'ho detto io sì va bene scusi se va bene va bene sono riposato un po' sì. Sono un po' ha ragione va bene possiamo un po' ma io aspettiamo 15-20 minuti questo discorso mi hai detto ora Ma io a dire la verità non posso andare avanti così, non ce la faccio. Cioè, ma di lenti che sta no, io non posso andare avanti perché sono stanco da stamani. Io se si sospende per venerdì va bene, io non ce la faccio a parlare più. Vabbè, allora sospendiamo. No, non è che mi sento che non ce la faccio. Grandi problemi. Ma io so, che posso fare. Poi d'altra parte lui deve essere in condizione di fare. Appunto. È giusto. Da meglio finire. Si sente, allora si sospende no, e si va venerdì. A dire la verità non ce la fanno nemmeno più a parlare, non è per questo. Non fa male la schiena anche. Poi sulla spina. 5 ore 9, va bene. Sulla spina mi danno a sta dimostrarsi in piedi e si sto con me. Si vede Lotti venerdì mattina. No, e l'ho detto così per dimostrare. Che vuoi fare? Ormai. No, non c'è l'esame, non resta posto. Allora. Niente cosa per oggi.